noi avervi qui oggi a questo webinar che siamo sicuri sarà di grandissimo interesse per tutti voi perché parliamo di opportunità di finanziamento e di accesso al credito. E noi parliamo oggi del progetto Mobi3 che appunto ha organizzato questo webinar. Mobi3 è un progetto implementato dall'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, finanziato dall'AICS, l'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo. Ed in particolare è un progetto molto, molto ambizioso e anche innovativo, direi, perché è il primo del suo genere nell'ambito degli investimenti, che ha l'obiettivo di coinvolgere la diaspora tunisina in Italia per lo sviluppo di piccole e microimprese in Tunisia, e appunto facilitando gli investimenti della diaspora tunisina in Italia in micro e piccole imprese che si trovano in zone marginalizzate o in regioni della Tunisia. E questo per far sì che gli investimenti in queste piccole e micro imprese possano contribuire a creare valore economico e occupazione in queste regioni. Quindi, dal lato Italia, quello che appunto stiamo cercando di fare è sensibilizzare la diaspora tunisina agli investimenti ed è per questo che ci troviamo qui oggi. Si tratta di un webinar che ha l'obiettivo appunto di informare e dare informazioni riguardo alle possibilità di accesso al credito, di finanziamenti per le imprese registrate in Italia, quindi anche di cui la titolarità è di persone, cittadini tunisini o anche tunisini italiani, per poter lanciarsi in un progetto di investimento. Per parlare di questi argomenti così tecnici, ovviamente ci avvaliamo di esperti del settore che verranno poi introdotti dal nostro collega Adel che modererà il webinar. Non mi avventuro a darvi maggiori informazioni perché lascio ai colleghi, vorrei semplicemente ricordare un paio di regole che ci diamo per questo webinar. Durante le presentazioni vi chiederemo di tenere i microfoni spenti e anche le webcam per favorire appunto la presentazione da parte degli interventi. E se avete delle domande ci saranno dei Q&A subito dopo ogni presentazione, quindi potrete chiedere domande in quel momento oppure c'è disponibile la chat, quindi potrete chiedere, scrivere le vostre domande in chat. Nella lingua che preferite, poi noi possiamo tradurre in tutte e tre le lingue, italiano, francese e arabo, e appunto recupereremo le vostre domande durante le sessioni domande e risposte dedicate. E per non perdere troppo tempo, lascerei la parola ad Adel che vi presenterà gli ospiti di oggi, che ringrazio anticipatamente tantissimo per la loro presenza e i loro contributi e vi auguro buon ascolto. Grazie. Adel, a te la parola. Grazie, grazie mille Marcella, non avrei potuto presentare meglio questo webinar comunque meglio di te. Ti ringrazio tantissimo per anche i consigli per i nostri partecipanti al webinar, per le domande dopo ai nostri panelisti. Io subito per anche non perdere tantissimo tempo il webinar è molto interessante, molto importante perché sono stato a Tataouine con i colleghi, come dicevo prima, abbiamo parlato anche di questo, dell'accesso al credito, la difficoltà di accesso al credito dei micro progetti e anche progetti medi comunque. Allora, questa occasione loro possono sapere avere delle informazioni da grandissimi esperti come voi e cominciamo poi con presentarli con il dottor Bruno Cassola, Banca Icrea, responsabile affari istituzionali presso il BCC Banca Icrea, capogruppo del gruppo BCC Icrea, che riunisce oltre 100 banche, 20 banche di credito cooperativo. È stato responsabile export e internazionalizzazione e ha guidato l'ufficio di rappresentanza della banca in Tunisia. Con una vasta e comprovata esperienza nel segmento delle medie PMI, MPMI e della microfinanza. È stato anche partnership manager presso European Microfinance Network a Bruxelles, oltre ad avere pubblicato vari libri sul tema dell'inclusione finanziaria e del welfare. Dopo parlerà l'avvocato Valerio Salomone, esperto in internazionalizzazione,
avvocato, esperto di internazionalizzazione, bandi, incentivi alle imprese, membro della Commissione di diritto europeo e internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Roma, COA Roma, e dell'Osservatorio Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Quindi Valerio è stato anche un'altra volta con noi, con Bruno, in altri webinar. E Valerio, anche come Bruno, è un grande conoscitore del mercato tunisino e della Tunisia. Poi avremo anche l'onore oggi di avere la dottoressa Alessia Tribuiani, che ho fatto anche un attimo la tabella di marcia, poiché come dobbiamo poi presentare le presentazioni, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che è stata e che è il finanziatore ovviamente del progetto Mobi3-HCB, che sono stati impegnatissimi anche loro nei forum in giro per queste regioni di cui parlava prima Marcella, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche nel 2001 presso l'Università di Bologna, sede di Forlì, e titolare di un master in Relazioni Internazionali all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Ha fatto diverse esperienze lavorative nel mondo delle relazioni internazionali e della cooperazione internazionale. Dal 2004 lavora per la cooperazione italiana ed è attualmente responsabile del settore sviluppo economico e creazione di impiego all'interno dell'AIX di Tunisi. Quindi come vedete, abbiamo veramente dei panelisti di altissimo livello, quindi approfittatene oggi per preparare le vostre domande precise e mirate, perché adesso è una vostra veramente occasione. Io, senza perdere troppo tempo, se d'accordo Bruno, dottor Bruno Cassola, cominciare a presentare le sue slide e la sua presentazione. Ti cedo la parola, Bruno. Grazie Adel. Allora, condividiamo lo schermo. Spero che vediate le slide. Perfettamente. Sì. Bene. Allora, buon pomeriggio. Grazie ovviamente agli organizzatori per l'invito, Adel, per la bellissima introduzione. E effettivamente mi fa molto piacere essere con voi oggi perché diciamo, in qualche modo si incrociano alcune delle mie passioni personali e professionali, la Tunisia, il microcredito, il tema del supporto alla nascita di nuove imprese in Italia, ma direi in generale, come diciamo, strumento di job creation, no? Di autopromozione sociale attraverso la creazione di un posto di lavoro se uno non ce l'ha. Quindi tanto rispetto per gli imprenditori, i più piccoli, così come i più grandi. Due parole, due sul gruppo BCC Crea, che come ha ben detto Adel, è un gruppo di banche di credito cooperativo, quindi con una governance cooperativa, con un'assemblea in cui ogni socio diciamo, pesa il suo voto così come gli altri, a prescindere dalla quota di capitale sociale detenuta. Io fra l'altro oggi vi parlo dalla Toscana, dalla BC Valdarno Fiorentino, parliamo della provincia di Firenze, dove ci sono tante banche di credito cooperativo e come questa, diciamo, fa inclusione finanziaria in tanti territori italiani dove le grandi banche magari hanno lasciato spazio, hanno volutamente chiuso gli sportelli, le banche di credito cooperativo invece continuano ad avere un ruolo nelle grandi città, certamente, ma soprattutto nelle campagne, nella provincia italiana, tanto grande, spesso magari rappresentata da territori montani, magari come dire, lontani anche dal punto di vista logistico, infrastrutturale. E qui vedete appunto alcuni numeri, in effetti le BCC poi oggi non sono più 128 ma sono diventate 122 per effetto di qualche fusione degli ultimi mesi, ma la cosa che ci interessava segnalare è che disponiamo di 2500 sportelli bancari su tutto il territorio. Il nostro modo di fare banca è abbastanza tradizionale, nel senso
siamo fisicamente sui territori con degli sportelli, con diciamo, una sala cinesca virtuale che viene aperta ogni giorno a disposizione appunto della cittadinanza, dei privati, delle famiglie, ma anche dei tanti imprenditori piccoli, medi e grandi che su questi territori lavorano, e spesso imprenditori anche appunto di stranieri residenti in Italia che sono venuti qua per lavorare e hanno sviluppato proprio le loro iniziative imprenditoriali. Presidiamo 1.700 comuni italiani, che non sono per niente pochi, anzi in 308 di questi comuni siamo l'unica presenza bancaria, quindi diciamo facciamo inclusione finanziaria, lo ripeto perché è un dato che secondo me caratterizza il modo di fare banca delle BCC. Facciamo inclusione finanziaria appunto offrendo servizi bancari di base in questi territori dove magari c'è anche, come dire, la banca online che può arrivare, ma spesso qui parliamo di territori magari dove c'è anche un tema di digital divide e quindi magari anche la mancanza di internet consente di potrebbe impedire anche l'accesso a una banca online. Ovviamente le nostre sono banche tradizionali, ma offrono servizi online di ogni tipo. Vedete 3 milioni e mezzo di clienti, 833 mila soci, molti giovani soci, spesso clienti e soci delle banche di credito cooperativo. Il nostro è un gruppo che ha un bilancio consolidato, ma soprattutto quello che mi interessava segnalare è che è un network di banche piccole, molto forti sul territorio, ma legate da un sistema di garanzie incrociate, per cui attraverso il quale una banca eventualmente in difficoltà può godere del supporto, dell'aiuto delle altre banche, in una logica, diciamo, anche qui cooperativa e mutualistica, molto interessante e diciamo che caratterizza il nostro sistema. Vedete anche gli sportelli delle banche di cooperativo sul territorio. Dicevo 2.500, ma come vedete siamo una banca che copre l'intero territorio nazionale, il ricco nord, dove peraltro le BC sono nate, ma anche diciamo, le regioni del centro Italia e anche il sud, dove tanti stranieri operano anche proprio come imprenditori. L'altra caratteristica, chiudo questa introduzione sulle BCC, è il fatto che statutariamente le BCC destinano almeno il 95% dei loro crediti al territorio, cioè noi raccogliamo su questo territorio, nel Val d'Arno fiorentino, attraverso i risparmi delle famiglie, delle persone che qui vivono e lavorano, e quei risparmi li utilizziamo per finanziare progetti imprenditoriali in questi territori, a differenza magari di altri gruppi bancari che, diciamo, reimpiegano in territori magari anche molto, molto lontani, dove quindi depauperanno fondamentalmente i territori di competenza. L'altro elemento caratteristico, e chiudo, è che il 50% delle esposizioni creditizie è verso i soci, altro elemento importante. Veniamo un pochino al tema di oggi, cioè dell'opportunità di supporto finanziario, di finanziamenti, insomma, allo sviluppo di nuove imprese sia in Italia sia in Tunisia. Ovviamente oggi abbiamo collegati amici tunisini residenti in Italia che diciamo in Italia hanno sviluppato o intendono sviluppare dei progetti imprenditoriali di qualunque tipo esso siano, commercio, servizi, attività di artigianato o anche, voglio dire, attività manifatturiere di qualunque tipo esso siano. È questo l'oggetto, diciamo, del mio intervento. In particolare mi riferisco ai nuovi progetti di impresa, perché questo forse è il taglio che abbiamo condiviso potesse essere utile oggi. Partirei da dei numeri che forse avete già visto, magari in altri seminari gestiti dagli amici e organizzatori, ma volevo segnalare che l'Italia è conosciuta nel mondo per essere la patria delle micro PMI. In effetti ce ne sono tante, tantissime, 5, 6 milioni, a seconda di come le vogliamo vedere, ma il numero di nuove imprese in Italia di nuove imprese che è fermo da alcuni anni. Certamente la pandemia, il Covid ha fatto, diciamo, i suoi danni e ha
certamente rallentato magari idee di giovani imprenditori, ma il numero è abbastanza stabile. Le nuove imprese in Italia sono fatte da tanti stranieri residenti con cittadinanza italiana o mista o doppia. E questo, diciamo, un dato credo noto, ma mi faceva piacere partire da qui, così come mi faceva piacere dare alcuni numeri sulla comunità dei tunisini in Italia, prendendo proprio una fonte che è vostra e che segnala come l'Italia sia seconda solamente dopo la Francia per i tunisini che decidono di andare a vivere e lavorare all'estero. Questo è un dato, il fatto che l'Italia sia spesso seconda dopo la Francia, che diciamo, è ricorrente, lavorando in Tunisia con le imprese italiane, anche diciamo, l'import-export italiano verso con la Tunisia è stato per tanti anni secondo alla Francia, ma diciamo, negli ultimi anni, come dire, l'Italia ha recuperato molto e quindi possiamo dire oggi che l'Italia è un partner davvero importante per la Tunisia, così come la Tunisia lo è per l'Italia, grazie alle tante imprese italiane a capitale italiano o misto, insomma, che hanno investito nel vostro bel paese, trovando, diciamo, manodopera qualificata, operai specializzati, ingegneri e competenze e voglia di fare. Così come evidentemente anche negli anni vantaggi, come dire, fiscali che hanno attratto certamente tanti imprenditori italiani. E vedete anche come la distribuzione dei membri della comunità tunisina in Italia sia abbastanza diversificata, con alcuni diciamo, momenti di concentrazione in Emilia-Romagna, in Lombardia, certamente regioni dove la manifattura anche italiana è molto importante. Ecco, partendo da questi numeri e ipotizzando che questi tanti cittadini tunisini residenti in Italia intendano sviluppare una nuova iniziativa imprenditoriale, vediamo un pochino cosa c'è a loro disposizione. Ovviamente il presupposto è che ci sia la voglia di fare un'impresa, che ci sia la capacità di fare un'impresa, perché, come è evidente, non è facile fare l'imprenditore e non è per tutti, questo vale per gli italiani, vale per i tunisini, quindi il tema vero è quello di individuare progetti imprenditoriali di valore che abbiano possibilità di stare sul mercato, evitando quindi di finanziare progetti magari che invece non possono stare in piedi, creando, come dire, un doppio danno per il tunisino residente in Italia che magari poi si trova in difficoltà nel dover pagare anche un finanziamento a fronte di un progetto che non è andato. Lo dico perché il fare banca, il lavorare in banca è un lavoro anche da questo punto di vista, di responsabilità, perché si fa presto a dire ok, ti faccio un finanziamento, il tema vero è quello di finanziare progetti che stanno in piedi, nell'interesse della banca, ma io direi soprattutto nell'interesse del finanziato o comunque nell'interesse di entrambi. Il primo strumento finanziario di cui volevo parlarvi è quello del microcredito e in particolare del microcredito imprenditoriale. In Italia il microcredito è normato dal testo unico bancario da alcuni anni. Esiste quindi, come dire, una tipologia di finanziamento che si chiama microcredito imprenditoriale e che è a disposizione, come vedete, di una platea di potenziali beneficiari molto importante, lavoratori autonomi, professionisti, ma anche i professionisti iscritti agli ordini, titolari di partita IVA da non più di 5 anni con massimo 5 dipendenti. Qui vedete, ecco, alcuni limiti, no, del microcredito. Parliamo di aziende che abbiano massimo 5 anni di vita, quindi il target è quello dei nuovi imprenditori che partono, diciamo, da zero, una vera e propria new company, oppure aziende che siano nate da pochi anni e che quindi siano ancora in una fase, diciamo, di sviluppo alla ricerca del break-even, diciamo, della sostenibilità economico-finanziaria del loro progetto. E poi, come vedete, i beneficiari sono anche imprese individuali, società di persone, SRL semplificate e ci sono altri paletti, ma in sostanza lo strumento è davvero a disposizione per lo sviluppo di nuove imprese.
Se non conoscete lo strumento, ecco, tenetene conto per eventuali vostre idee, di eventuali vostri progetti. La finalità del finanziamento di micro, o sotto forma di microcredito è certamente soprattutto gli investimenti, magari anche i piccoli investimenti, ma parliamo di investimenti. Quindi cosa intendiamo per investimenti? In particolare beni strumentali che siano utili per lo sviluppo dell'attività. Quindi nel caso di un'azienda manifatturiera, ad esempio, un tornio, un macchinario piccolo o grande che possa essere utile per lo sviluppo della propria attività. Nel caso magari di un'attività di commercio, i frigoriferi per poter mettere in piedi un piccolo alimentari. Nel caso di un bar, voglio dire, i macchinari che dentro un bar ci sono, compreso magari il bancone di quel bar. Ma c'è anche spazio, diciamo, per una quota di capitale circolante di come dire, semilavorati o prodotti finiti da vendere. E normalmente parliamo di mutui finanziamenti a tasso fisso per una durata di massimo 84 mesi che includono un periodo di preammortamento in cui il preammortamento è, come dire, una fase del finanziamento in cui si pagano solo gli interessi e solo dopo 12 mesi si inizia a pagare anche a iniziare a rimborsare il capitale finanziato. Il preammortamento, il periodo di grazia, è una fase particolarmente importante per i nuovi progetti perché a fronte appunto di un investimento occorre, come dire, dare il tempo all'imprenditore per come dire, start-upare, mettere a regime il progetto imprenditoriale. L'importo massimo. Oggi in Italia i microcrediti sono fino a 40.000 euro, si può salire fino a 50.000 euro, ma a breve questo importo massimo verrà elevato a 75.000 euro e molti paletti che avete visto anche come beneficiari verranno eliminati. Questo è forse un paradosso perché il microcredito dovrebbe essere di importo basso, ma insomma si sta andando verso un'elevazione progressiva dell'importo massimo del microcredito. E poi l'altro tema molto importante anche per una banca che finanzia e per un soggetto beneficiario che magari non ha garanzie reali da offrire o non le vuole dare, esiste una sezione specifica microcredito del Fondo Garanzia PMI, che è uno strumento molto importante gestito del Ministero dello Sviluppo Economico, gestito dal Medicredito Centrale, fondo quindi pubblico che rilascia garanzie, in questo caso gratuite alle banche per garantire operazioni di microcredito, quindi uno strumento davvero importante, qui anche qui a disposizione per voi se deciderete di sviluppare un'iniziativa imprenditoriale e di avvalervi del microcredito. L'altro elemento caratterizzante del microcredito è il tutoraggio. Vi diceva Adel che io ho lavorato per un periodo in Belgio. Mi sono occupato anche lì di microfinanza. Il tutoraggio in molti paesi europei non è obbligatorio. In Italia è stato deciso di rendere il servizio di accompagnamento, tutoraggio obbligatorio al microcredito. Quindi l'intermediario, la banca, deve offrire al finanziato questi servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio, sia prima del finanziamento, per, diciamo, la strutturazione del business plan. Che poi sarà oggetto della valutazione del merito di credito e quindi del finanziamento, sia anche nella fase a posteriori per, diciamo, accompagnare l'imprenditore. Qual è il presupposto? Perché si è voluto rendere obbligatorio il tutoraggio? Perché si è pensato che magari, come dire, chi decide di aprire una pizzeria al taglio sia molto bravo a fare la pizza o a fare i panini, un po' meno bravo magari a gestire un'azienda e quindi in questo senso l'accompagnamento, il tutoraggio può essere molto utile. Parliamo di soggetti, consulenti iscritti in apposito elenco tenuto dall'Ente Nazionale Microcredito e quindi diciamo in grado di offrire questa tipologia di supporto. Qui vedete dal 2015 al 2021 il numero di operazioni di microcredito imprenditoriale garantite dal Fondo Centrale. Parliamo alla fine di importi complessivamente importanti, ma certo piccoli rispetto al credito che le banche fanno al sistema imprenditoriale in Italia, ma comunque importanti perché segnalano
tanti nuovi progetti di impresa, tanti nuovi posti di lavoro che sono stati creati grazie a imprenditori che hanno deciso di scommettere sulla nuova iniziativa. E qui vedete anche la distribuzione territoriale, certamente le regioni del sud sono le regioni dove ci sono i maggiori progetti, ma anche il nord e il centro testimoniano tanti nuovi progetti di impresa. E vediamo a chi rivolgersi. Allora, ovviamente alle banche ci arriviamo, ma mi faceva piacere segnalare che in Italia esiste una società che si chiama Permicro, con sede a Torino, ma presente in tutta Italia. Adel, se non ricordo male, vive in Piemonte, o vive anche in Piemonte, perché lui ovviamente è un cittadino dei due mondi, no? Insomma, delle due sponde del Mediterraneo, ormai da anni, come tutto sommato lo sono stato anch'io per un bel periodo. Permicro è un operatore specializzato in microcredito e è il primo operatore in Italia e ha finanziato tanti progetti di impresa di nuovi imprenditori stranieri residenti in Italia. Quindi potete sicuramente rivolgervi a Permicro perché è in grado di ascoltare, ecco, un nuovo progetto, di comprenderlo e di valutarlo correttamente. Così come in Italia, grazie a questa riforma, al testo unico bancario, esiste una nuova categoria di operatori finanziari che sono gli operatori di microcredito. Ne vedete qui 12 iscritti nell'elenco tenuto da Banca d'Italia. Ce ne sono un po' in tutta Italia, alcuni più piccoli, altri più grandi, ma insomma è il caso che sappiate che esistono anche questi operatori che sono evidentemente a disposizione per finanziare nuovi progetti sotto forma di microcredito. E poi ci sono le banche, ce ne sono tante che nei loro progetti di sostenibilità, nei loro progetti di inclusione finanziaria hanno deciso di utilizzare lo strumento del microcredito. Il gruppo BCC Crea, fatto di banche di credito cooperativo, ha dei numeri complessivamente molto importanti grazie alle BCC che sono impegnate su questo strumento. In particolare dal 2015 al 2020 il nostro gruppo è quello che in Italia ha fatto più operazioni di microcredito, di più di Intesa Sanpaolo, Unicredit, BPER, BNL, Montepaschi, le grandi banche nazionali. Tra l'altro sono operazioni di microcredito fatte a Milano, a Roma, a Bologna, a Torino, ma anche appunto, come vi dicevo, in tanti piccoli comuni italiani dove il tema dell'esclusione finanziaria è particolarmente importante. Quindi hanno fatto inclusione finanziando anche nuovi progetti di impresa. Fine 2021, 21 BCC del nostro gruppo hanno erogato nuove operazioni, 37 hanno operazioni, diciamo, in essere, magari stipulate negli anni precedenti, un po' su tutto il territorio, e poi sono 31 le BCC che hanno accordi specifici con l'ente nazionale di microcredito, che è, diciamo, il soggetto appunto che segue i tutor per il tutoraggio. Mi faceva però piacere, parlando anche di microcredito e di nuove imprese, segnalare invece anche alcune altre misure molto importanti. In questo caso il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso Invitalia, che è un'agenzia, diciamo, pubblica che diciamo, accompagna il Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche altri ministeri, su alcune misure agevolative, mi faceva piacere segnalare due strumenti, uno è self-employment e l'altro è ON, oltre nuove imprese a tasso zero. Chi decide di mettersi in gioco e di passare da dipendente più o meno a tempo indeterminato, da disoccupato, da NEET, perché anche di questo parliamo. È un acronimo abbastanza noto, credo, a imprenditore, a microimprenditore. Qui ci sono spesso contribuzioni a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero che davvero sono importanti per chi decide di sviluppare una nuova impresa. Ovviamente il microcredito invece prevede un tasso di interesse da restituire. Parliamo di iniziative private, qui parliamo di iniziative pubbliche che invece possono essere particolarmente utili. Oltre a questi due, mi faceva piacere segnalare una terza misura agevolativa che vale per le 8 regioni del sud, quindi Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Emilia-Romagna,
in Sicilia, ma anche in altri comuni del centro Italia colpiti dal terremoto, dall'ultimo terremoto, così come da alcune isole minori marine, ma anche lagunari e lacustri del centro nord, quindi come dire, territori un po' più complessi, no? Per sviluppare una nuova iniziativa imprenditoriale rispetto magari alla Lombardia o al Piemonte o al Veneto. Ecco, esiste uno strumento che si chiama Resto al Sud, che fa capire appunto che parliamo di iniziative imprenditoriali dedicate a imprenditori che vogliono restare nei paesi in cui sono nati a sviluppare una loro iniziativa imprenditoriale. Questo strumento è interessantissimo perché è rivolto a un'età di giovani, ma direi anche di meno giovani, fino a 55 anni. Preciso, io ho 55 anni, a 1 miliardo e 250 milioni di euro di fondi disponibili, non prevedeva finanziamenti al settore commercio, adesso con la pandemia è stato esteso anche al commercio, così come sono state allargate le maglie per l'accesso a misure agevolative, insomma è più semplice entrare in contatto con il resto del sud. Qui vedete la distribuzione delle domande presentate nelle 8 regioni del sud, ma come vi dicevo anche in Umbria, nel Lazio, dove appunto il terremoto ha colpito duro e dove magari dove l'iniziativa imprenditoriale sarebbe particolarmente utile. E la Campania la fa da padrone, ma ci sono insomma tante altre regioni. È uno strumento importante perché? Perché esiste un contributo a fondo perduto, cioè soldi, come dire, regalati, meglio, resi disponibili per finanziare il progetto di investimento, pari al 50% dell'investimento complessivo, e poi un finanziamento bancario per il restante, con tutte direi le nostre BCC aderenti alla misura agevolativa, che possono finanziare con la garanzia del fondo centrale, quindi garanzia pubblica molto importante per la banca, e il costo degli interessi interamente coperti da un contributo in conto interessi, sempre di Invitalia. Resto al Sud copre il 100% delle spese del progetto di finanziamento. Spesso queste misure agevolative invece coprono, diciamo, una parte dell'investimento complessivo, non tutto. E con la pandemia poi sono nati ulteriori contributi a fondo perduto che vedete in fondo a fondo pagina. Così come a fondo pagina, sullo sfondo blu, vedete che è importante avere la residenza, il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Questo vi consente di presentare Resto al Sud a Invitalia il vostro progetto e a verificare se ci sono spazi per essere finanziati. Mi faceva piacere segnalare anche che molte regioni nel tempo hanno messo in piedi misure agevolative per la nascita di nuove imprese. In Emilia-Romagna, per esempio, esiste il fondo Starter 2.0, ma molte altre regioni non ho avuto modo di verificare nel Piemonte di Adel, ma sicuramente quasi tutte le regioni italiane prima o poi hanno messo in piedi operazioni di questo tipo, quindi importante verificare, come dire, costruire il vostro progetto di impresa, ma anche ipotizzare le fonti di finanziamento anche agevolato di cui è possibile disporre. Andate su internet col cellulare, col computer, come volete, e studiate quello che è possibile avere nelle vostre regioni di residenza. Perché diciamo ci sono degli strumenti che magari spesso non sono così noti. E poi parlando di, ecco qui, scusate, parlando di imprese che decidano di ragionare sull'estero, quindi se siete appunto residenti in Italia ma volete per esempio lavorare esportando o importando dalla Tunisia o dall'Algeria o dal Maghreb, come gruppo BCC abbiamo una serie di strumenti agevolativi e bancari tipici che sono proprio lì per supportare operazioni di import, quindi finanziamento all'importazione, finanziamento all'esportazione. Ad esempio, anticipando un contratto, magari chiudete un contratto di esportazione, possiamo anticipare una quota importante di questo contratto, darvi la liquidità immediata, consentendovi però con il vostro cliente, magari a Dubai o a Tunisi, consentendo a quel vostro cliente di avere la dilazione di pagamento, quindi potrà pagare magari a 24 mesi,
ma voi avete una quota subito anticipata di quel contratto. Ci sono poi altri strumenti anche molto complicati che chiaramente si applicano magari a operazioni di import-export più importanti dal punto di vista quantitativo, ma diciamo le banche, in particolare il nostro gruppo presente a Tunisi dal 2008 è ancora presente nonostante diciamo, i tanti problemi che ci sono in Italia, ma ci sono anche in Tunisia, siamo a disposizione per un supporto e un eventuale intervento. E, mi faceva piacere anche segnalare, forse ne parlerà poi il collega relatore che mi seguirà, anche Simest con alcuni altro soggetto pubblico come Invitalia che ha offerto e offre strumenti di finanziamento agevolato, in particolare per l'internazionalizzazione, per un'azienda italiana che ad esempio decida di aprire un sito di e-commerce fondamentale per stare sui mercati internazionali. Simest ha tra l'altro utilizzato in questi ultimi mesi dei fondi del PNRR e ha diciamo, lanciato nuovi prodotti. In effetti in questo momento, in questi ultimi giorni, ha esaurito le ultime risorse. Da settembre, così ci dicevano i colleghi di Simest, tornerà a proporre strumenti di finanza agevolata. Ma insomma, seguite anche su internet Simest perché è un altro agevolatore molto importante di cui tener conto. Da ultimo chiudo con il nostro ufficio di rappresentanza, quando nel 2008 con la mia responsabile di allora aprimmo l'ufficio di Tunisi, lo aprimmo in Avenue Mohamed V, più o meno di fronte all'Ufficio Italiano di Cultura, di fronte alla Mainbank, per chi conosce Tunisi, per chi è di Tunisi, per chi è nato a Tunisi e magari vive in Italia. Poi ci siamo trasferiti in particolare nell'immobile della Mazar, quindi come dire, in una zona di affari, ma diciamo, siamo a Tunisi da tanti anni con l'obiettivo di supportare le imprese italiane residenti in Tunisia, in particolare le offshore, ma anche le aziende residenti, così come di agevolare in qualunque modo le attività di import-export con la Tunisia, quindi diciamo abbiamo la possibilità di intervenire sotto vari profili e come ultimo elemento di discussione sappiate che se avete una società in Italia, un SRL, e decidete di aprire una società in Tunisia, potremo anche finanziare dall'Italia la vostra, come dire, controllata tunisina chiedendo la garanzia della casa madre italiana. È un finanziamento che noi chiamiamo intercompany, molto interessante per appunto finanziare anche i vostri progetti in Tunisia. Ecco, qui vedete anche l'indirizzo, il telefono, la collega Imen a Tunisi è a disposizione per appunto eventuali approfondimenti, così come me dall'Italia e i colleghi sul territorio lavorano con noi, ma sono tanti perché il nostro gruppo conta 22.000 persone. Qui ci sono anche, c'è la mia mail e i miei contatti. Spero di aver dato un contributo alla giornata e vi ringrazio e resto a disposizione per le domande. Ti ringrazio Bruno per questa ampia presentazione della banca, per le possibilità di credito. Io sinceramente sono alcune cose che avete forse migliorato tantissimo negli anni, quindi io con te ci conosciamo un po' di tempo, abbiamo fatto dei forum economici in Italia presso anche gli alberghi che dirigevo e quindi avete aggiunto delle cose molto importanti che lascio prima le domande ai nostri ospiti, se qualcuno ha delle domande a Bruno può alzare la mano nel frattempo così si prepara la sua domanda, ma veramente sono alcune cose che io non avevo visto almeno in passato, quindi questa è molto per me molto interessante. In attesa delle domande, io se c'è qualcuno che fa domande possiamo raccoglierli e farle poi a Bruno. Nel frattempo se qualcuno in diretta vuol farlo, altrimenti può scrivere. Io vorrei, se possibile, non sono riuscita a copiare il contatto del signor Bruno. Adesso lo rimandiamo sulla chat, Latifa. Sì, sono Latifa, grazie.
Ha bisogno di fare domande, qualcosa a Bruno? Sì, vorrei chiedere per i finanziamenti a fondo perduto. Quindi bisogna guardare da quello che ho capito, i siti, quello che c'è, diciamo, che offre la regione. Io sono della regione Emilia-Romagna, ad esempio. Sì, L'unico io... canale pubblico è quello? Ci sono No. delle aziende, se uno ha un'idea di progetto e quindi per metterla in atto, c'è un'azienda, delle associazioni che possono seguire, fare il piano di lavoro del progetto, un studio del progetto, eccetera, per. Sì, allora mi faceva piacere fornire un contributo parlando della nostra banca, ma più in generale degli strumenti, no? Che finanziari Grazie. che ci sono a disposizione. Ho fatto cenno all'Emilia Romagna, dove esiste appunto il fondo Starter e altre misure agevolative. La regione Emilia Romagna è sempre molto avanti e ha posto grande attenzione al tema delle start-up, delle nuove imprese. Quindi sicuramente è importante dare Sì, un'occhiata al sito mi della scusi se regione. la interrompo. Io da sola in passato con un'amica c'era un progetto, ecco, per donne. Ho presentato la mia idea di progetto, ma non è così. Uno ha un'idea di progetto, vede il bando, presenta la domanda, non verrà accolta. Ecco, ci vuole, secondo me, un studio, un'azienda che si occupa di mettere, ripeto, in atto questa idea di progetto, per far sì che vieni Certo, accolta, ecco. certo. Allora, in Italia è pieno di società di consulenza che di questo si occupano. Il tema vero è che questo tipo di supporto consulenziale ha un costo, evidentemente, quindi il primo discrimine è questo. Però, diciamo, vi parlavo anche di microcredito, e in quel caso il tutor offre il proprio servizio in maniera gratuita, nel senso che è pagato dall'intermediario finanziario. Conseguentemente, è possibile, ad esempio, parlare con l'ufficio di Permicro a Bologna o con i colleghi di Emil Banca, che è la BCC del nostro gruppo che opera, in particolare a Bologna. Non so da dove sta chiamando la Tifa, se da Bologna o da un'altra città dell'Emilia-Romagna, però diciamo è possibile. Quindi secondo me presentare il progetto a Permicro, ma magari anche ai colleghi della BCC per verificare spazi di finanziabilità. Certo, appunto, non basta l'idea, occorre strutturare un business plan convincente che funzioni. Non tutti sono in grado di farlo, però diciamo, direi che è un elemento fondamentale, magari non so se Valerio Salomone poi magari potrà darci la sua visuale. Io credo che il tema della consulenza sia semplicemente centrale, uno per evitare di sbagliare il progetto, di porsi appunto magari qualche problema in più rispetto a prima, però diciamo i consulenti hanno un loro costo, Certo, ovvio. e questo va valutato. Magari, infatti, magari Bruno, poi magari Valerio, magari la Tifa ascoltando poi anche la presentazione di Valerio, magari riesce ad avere anche più idee su questi studi che possono dare una mano a preparare un business plan o una presentazione ben fatta professionalmente, come dice giustamente la Tifa, perché come ho capito, dice, non è facile. No, non è facile, Sì. però diciamo, posso dirti, Adele, se posso, che spesso nelle camere di commercio comunque in molti comuni, diciamo, lungimiranti, esistono degli sportelli pubblici che aiutano a sviluppare, Sì, diciamo, un business gli plan dico, io sono dell'Emilia gratuitamente. Romagna ed è una città molto all'avanguardia, non dico il nome, ma non esistono questi uffici che danno in Camera del Commercio, che danno queste tipologie di servizio, assolutamente, non esistono. Generalmente da La mia esperienza è un po' diversa. Adesso io ho conosciuto Roma, che è certamente una città meno avanti rispetto a Bologna, può e qui il essere. Comune di Roma
che ha mille problemi di tanti tipi, ha invece uno sportello per la nuova imprenditoria che funziona e che diciamo, accompagna anche al microcredito, micro progetti di impresa. Poi pronti a confrontarci su questo, poi su Bologna effettivamente una visuale più limitata. Bene. Qualcuno aggiungo anche a livello regionale ci sono comunque degli sportelli che danno un sostegno, o quantomeno un primo sostegno per diciamo, questa tipologia, insomma. Sì, Latifa. Allora, Latifa, io Se le possiamo avere, consiglio. io su internet ho fatto delle ricerche, ho contattato anche degli uffici a livello regionale, ma non solo a livello, diciamo, territoriale. E loro ti dicono guardi sul sito e basta, ecco, quindi non lo so se avete, ecco, qualche contatto più preciso che può essere utile. Io consiglio di sentire per Micro a Bologna, che ha un Ok. ufficio, così come Banca Etica, che pure è una banca non del nostro gruppo, ma davvero molto importante, così come BCC Emil Banca, che fa parte del nostro gruppo e che ha come dire, uno spazio di co-working e di diciamo, ospitalità per nuovi progetti di impresa proprio a Bologna. Il nome in questo momento non mi sovviene, ma appunto guardando il sito di BCC Emil Banca, la Tifa potrà trovare tutte le informazioni. Certamente bisogna, come dire, farsi spazio in un mondo complicato, ma in particolare a Bologna credo che siamo messi meglio che in Italia, che in altre città, quindi in bocca al lupo. Crepi, crepi. E questo per il microfinanziamento, invece per quello che riguarda, diciamo, progetti dove ci sono finanziamenti, non finanziamenti, diciamo, aiuto o fondi a fondo perduto, quindi dove bisogna guardare, dove si può rivolgere? Io ho fatto cenno a Self Employment e a ON, Nuova Impresa a Tasso Zero. Sono due misure agevolative gestite da Invitalia. Invitalia, Invitalia. un attimo solo, magari ve lo scrivo qua. Magari se Sì. gentilmente se le scriva Eccolo Bruno, qua. L'ho scritto Latifa, sulla così salta. chat, Esatto, invitalia.it. Invitalia tutte. gestisce tantissime cose, ma se va nella sezione, diciamo, supporto alle nuove imprese, troverà i riferimenti. E a me risulta, diciamo, pur essendo un soggetto pubblico, la sua complessità risulta, diciamo, gestire bene tante misure agevolative e quindi la invito a verificare concretamente se Invitalia può essere utile, anche perché offre fondo perduto, contributo agli conti interessi che quindi sono particolarmente utili per chi comincia una nuova impresa. Invece gli altri due nomi quali sono? O li troviamo dentro Invitalia? Adesso le scriveremo sulla chat. Ha fatto, ok, Sì, grazie. ho fatto Le scriveremo riferimento a sulla chat. Selfie Employment. Comunque, Selfie Selfie, e aspettate. Invitalia. No, un'altra, oltre. On 9. Adesso guardi. C'è Bruno, gentilmente se le sta scrivendo sulla chat Latifa, così almeno lei prende i nomi giusti, quando farà una ricerca la fa col nome giusto e non può sbagliare. Grazie, grazie, Okay? Poi gentilissimi. al limite cercheremo anche noi di riscriverle quelle che erano riportate nelle slide e ve le rimandiamo al limite se lei ci mette anche la sua email, così in Sì. maniera che mandiamo magari una piccola informazione su queste realtà qua che diceva Bruno. D'accordo, Latifa? Io Grazie, consiglio, grazie, la sì. consiglio anche di seguire gli altri esperti perché poi risponderanno anche altre sue domande che ha già fatto, oltre alle risposte esaustive di Bruno, ovviamente. Ripeto soltanto che gli interventi che saranno dopo sono anche legati al credito per il settore agricolo e la pesca, quindi cercate poi di capire un attimino le vostre domande che devono essere un po' precise, non dico alla Tifa perché la Tifa ha fatto delle domande precise, ma per gli altri che facciano le domande dopo le presentazioni del professionista giusto, quindi ecco Ok, per grazie
migliorare e ottimizzare anche per gli altri di riuscire a capire il tutto, se siete d'accordo, Bruno? Sì, certamente, ne approfitto per salutare perché poi a un certo punto mi dovrò Lo so per staccare, quello. però la mia mail ce l'avete e poi ecco, restiamo a disposizione anche Al nelle prossime limite, settimane ci saranno domande per te, può rispondere Valerio tranquillamente, vero? Lasci. Assolutamente, vi Ok. lascio in buone mani, in ottime Bene, mani. bene, ottimo. Passaggio del Grazie testimone. Bruno, buon Ciao. proseguimento per il Grazie. prossimo No, ma webinar ascolto che ancora un avrai. po', grazie a voi, grazie a voi. Ok. Noi Ciao. ti ringraziamo per la tua disponibilità, veramente sei stato molto carino a cercare di accettare anche il nostro invito, perché veramente le tue informazioni noi teniamo che siano molto molto importanti per i nostri investitori o possibili investitori o residenti in Italia. Quindi ti ringrazio, io ho visto anche i dati che hai messo, sono molto importanti e poi ne parlerò alla fine di questi dati che hai messo. C'era un'altra domanda, però io farei intervenire prima Valerio, se siete d'accordo tutti. Tiene la domanda calda, signor Werdi Monsef, perché so che le sue domande sono legate al settore agricolo, quindi ti consiglierei di aspettare la presentazione di Alessia, così poi sarai molto contento e avrai le risposte Industriale. giuste. D'accordo? Ciao, Anche Cransimo. industriale questa volta. Va bene. Ciao. Ok, le puoi Ok. farle dopo anche a Valerio, perché parlerà anche di quello, Valerio, d'accordo? Ok. Allora, ti ringrazio Simonsef, do il benvenuto a tutti gli altri che nel frattempo sono arrivati, poi adesso poi vedremo la presentazione di Valerio. Prego Valerio, a te. Sì, Grazie Bruno. grazie Adel. Ringrazio tutti gli organizzatori, l'OIM, per avermi invitato a questo webinar e ringrazio tutti i partecipanti, ovviamente. Allora, possiamo condividere le slides? Provo io o vai tu, Sara? Come? Faccio io se vi va. Sì. Ok. E la nostra collega Sara che ci aiuta tecnicamente, che ringraziamo tantissimo, Sara. Niente, grazie. Allora, parleremo un po' degli strumenti che sono a disposizione per internazionalizzare il proprio business. Si tratta di finanziamenti e opportunità appunto per i tunisini residenti in Italia, quindi diciamo una sorta di internazionalizzazione che ritorna poi di ritorno, possiamo definire. Possiamo andare alla prima slide. Questo perché poi internazionalizzare? Uno, sicuramente perché diciamo, le aziende che internazionalizzano è stato verificato da appunto varie fonti, tutto quanto, che hanno comunque sia una, diciamo, sono finanziariamente più solide e quindi hanno una capacità anche di, come dire, di adattarsi poi ai mercati ben più solida rispetto a quelle che normalmente rimangono su un mercato nazionale. Ecco perché comunque internazionalizzare può essere una soluzione a determinati problemi e ad allargare appunto l'operatività dell'azienda. Quindi possiamo passare alla prossima slide. L'internazionalizzazione è fatta per rispondere anche un pochino alla domanda della precedente della signora Latifa. L'internazionalizzazione in realtà è un mondo, nel senso è un mondo poi di competenze trasversali che non si esauriscono in, ad esempio, un avvocato o un commercialista, ma sono comunque trasversali e riguardano tante competenze, tante materie e tante cose da affrontare quando si fa un percorso di internazionalizzazione dell'azienda. Come si può internazionalizzare? Ovviamente in vari modi. Io tratterò oggi qui per lo più la finanza agevolata che è messa a disposizione dal pubblico e parleremo degli strumenti appunto SIMEST che attualmente sono stati finanziati e rifinanziati più volte e verranno rifinanziati fino al 2026, sia con fondi nazionali sia con fondi europei del PNRR. La copertura del fabbisogno finanziario, questo diciamo, può essere effettuata con capitale proprio, quindi con finanze proprie o capitali di terzi. Perché? Perché appunto abbiamo a disposizione sia bandi, diciamo, sia finanza nazionale, quindi
diciamo, manovre di bilancio alto, sia regionali, quindi con fondi delle regioni, sia anche europei o dei paesi destinazione. Per quello che riguarda poi operativamente, queste si traducono in bandi regionali che possono prendere appunto la forma di voucher, di progetti, in bandi nazionali come appunto SIMEST con apertura di finestre o la AIX appunto di cui qui abbiamo anche la rappresentanza che ci parlerà dopo, o anche europei con call e tenders. Possiamo passare alla prossima slide. Allora, per quello che riguarda appunto i finanziamenti sicuramente quelli più interessanti sono quelli che offrono un finanziamento con, in parte a fondo perduto, perché poi esistono anche quelli a tasso agevolato che possono essere dati, diciamo, a un tasso agevolato più o meno rispetto a quello che è, diciamo, presente sul mercato, insomma. In questo possiamo parlare appunto, passare alla prossima. In questo viene a sostegno quello che è oggi il polo italiano dell'export, e cioè Cassa Depositi e Prestiti con SACE e SIMEST. Di SACE ha parlato anche Bruno prima, sostanzialmente è un'agenzia che rientra nell'ambito di questo polo italiano dell'export e fornisce per lo più garanzie sì al credito all'export, ma non solo, perché esistono anche dei prodotti appunto di factoring e si occupano anche del recupero crediti, cosa importante in paesi all'estero in cui magari è difficile poi operare. Quindi ci si può affidare a SACE, che ha una rete di appunto referenti poi sul territorio, spesso e volentieri anche in paesi difficili, ad esempio l'Iraq, Kuwait, dove comunque è difficile operare. Per quello che riguarda, io oggi parlerò di SIMEST. Perché di SIMEST? Perché SIMEST sicuramente ha avuto un boom come strumento agevolativo, fornisce finanziamenti a tassa agevolata alle piccole e medie imprese prevalentemente, anche se ultimamente aperto a quelle più grandi, e in alcuni casi partecipa anche al capitale dell'impresa. Possiamo andare avanti. SIMEST gestisce il fondo della legge 394 dell'81. Ora, questa legge è dell'81, è una legge che c'è sempre stata, quindi di fatto dall'81 SIMEST opera tramite questa legge e tramite un fondo rotativo. Diciamo che SIMEST, considerate che fino al 2020, ante Covid, le domande presentate con SIMEST erano veramente poche, parliamo di domande un migliaio forse all'anno, così. Successivamente con diciamo così, la crisi del Covid, la crisi pandemica, SIMEST ha avuto un balzo in avanti, ha iniziato a gestire veramente tante domande. Perché? Perché tramite questo fondo, che viene alimentato di volta in volta appunto con finanza propria, cioè quindi dello Stato, oppure in queste ultime tornate con la finanza diciamo così europea, quindi tramite appunto il PNRR, fondi europei, si è praticamente dato, diciamo, concessi finanziamenti alle piccole e medie imprese a un tasso agevolato e con una quota di fondo perduto. SIMEST amministra questo fondo, quindi di fatto tramite un comitato di gestione che delibera sulle varie domande presentate, e sostanzialmente il fondo è stato finanziato per 1,5 miliardi, possiamo dire, fino al 2021 praticamente, con finanza propria, e successivamente tramite lo strumento appunto del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un ulteriore 1,2 miliardi di risorse. Queste risorse hanno potuto, diciamo così, consentito di concedere finanziamenti alle aziende che li richiedevano, dando una quota a fondo perduto che variava dal 40%, stabilito sempre dal comitato che gestisce questo fondo, fino al 25% nelle ultime finestre, e il rimanente veniva dato sostanzialmente come un finanziamento a un tasso agevolato, ma un tasso agevolato molto basso, perché parliamo dello 0,055.
Possiamo andare avanti. Operativamente il fondo funziona in questo modo, si aprono le finestre e si presentano le domande. Che succede? Che attualmente si è avuta una serie, una successione di finestre che si sono aperte dal 2020 ad oggi e attualmente la finestra è chiusa, è stata chiusa di recente il 10 maggio 2022, quindi non è più possibile presentare al momento le domande. Come diceva appunto il collega Bruno Cassola, verrà riaperto perché andiamo sempre operativamente su finestre, che presumibilmente sarà a settembre probabilmente. Quindi diciamo che il fondo è operativo ed è finanziato fino al 2026. Le caratteristiche variano poi in base a quello che delibera il comitato di gestione del fondo. Attualmente le caratteristiche di questi finanziamenti erano che erano rivolte a imprese italiane, quindi piccole e medie imprese italiane, che avessero però almeno due bilanci depositati. Quindi diciamo si tratta di imprese che comunque hanno un minimo di struttura e comunque un minimo di bilancio. Perché? Perché i finanziamenti vengono poi calcolati sulla base anche dei bilanci che ciascuno, che l'azienda ha. Quello che si può prendere viene calcolato sulla base del bilancio. Un fondo perduto che abbiamo detto varia tra il 40% fino al 2021, la finestra del 2021, e il 25% attuale dell'ultima finestra, con un tasso agevolato particolarmente favorevole perché parliamo dello 0,055%. Non erano richieste fino al 30 giugno, non sono richieste le garanzie bancarie, ma c'è la garanzia solo statale, in base appunto all'articolo 48 del DL Rilancio. Non rientra nel plafond del finanziamento che voi andate a chiedere, non rientra nel plafond della centrale rischi, quindi è al di fuori. Questi finanziamenti possono essere richiesti sia per paesi UE che extra UE. Premetto che i finanziamenti SIMEST ante 2020 avevano come obiettivo prevalentemente i paesi UE. C'è una velocità di delibera, poi è uno strumento molto veloce perché comunque le delibere SIMES, cioè il comitato di agevolazioni, delibera sulle domande di finanziamento in 30-60 giorni. Ultimamente, dato diciamo, la mole di lavoro in più, si sono un po' allungati i tempi, ma comunque siamo sempre intorno ai 60-90 giorni. In più, su tutti questi finanziamenti c'è, in base al finanziamento richiesto, allo strumento richiesto un 12-24 mesi di preammortamento, il che vuol dire che per 12-24 mesi, a seconda dello strumento che viene chiesto, si pagano solo gli interessi al tasso dello 0,055, che sono veramente minimi di fatto. Possiamo passare all'altra slide? Per vedere appunto quali erano gli strumenti e quali sono stati gli strumenti di finanziamento di SIMEST. I più vecchi sono quelli delle finestre precedenti, validi fino al 29 settembre 2021, ed erano, per la precisione, la patrimonializzazione, che era soprattutto rivolta alle mid cap e alle aziende con un fatturato estero, cioè erano delle operazioni di pura liquidità, per cui appunto l'azienda andava diciamo ad ottenere una liquidità senza necessità di, in realtà, di un progetto di internazionalizzazione vero e proprio da presentare. Poi c'erano uno studio di fattibilità che per l'appunto serviva all'azienda che intendesse realizzare uno studio di fattibilità. Qui mi ricollego alla domanda precedente, appunto internazionalizzare vuol dire fare tante attività, perché si parte magari con uno studio di fattibilità sul paese in cui si intende andare ad internazionalizzare per capire un pochino la struttura e cosa si intende fare. Questi finanziamenti finanziamo la possibilità di realizzare studi di fattibilità in paesi esteri. Poi c'era il TEM, il Temporary Export Manager. Perché? Perché se l'azienda intendeva avvalersi in questo percorso di internazionalizzazione di un professionista che l'accompagnasse per un determinato periodo, 6, 12 mesi, 24 mesi, si poteva richiedere il finanziamento per ottenere appunto per pagare un esperto che è appunto il TEM, il Temporary Export Manager. C'era un altro strumento molto interessante, era appunto l'e-commerce, ed è diciamo quello forse che è stato più richiesto statisticamente in questi finanziamenti, cioè la possibilità di realizzare
un proprio sito internet o anche di realizzare, diciamo, di realizzare l'e-commerce tramite piattaforme estere. Pensiamo ad esempio se si voleva andare a fare appunto una convenzione, un contratto con piattaforme estere tipo Amazon, Alibaba o altre. Questo è interessante perché? Perché l'azienda che internazionalizza, ovviamente ormai oggigiorno anche con il periodo del Covid, sappiamo che non può non essere su internet, non può non esserci come visibilità, ma anche come commercio di fatto. Poi abbiamo un altro strumento molto utilizzato che è quello delle fiere, mostre e missioni di sistema. Quindi si poteva utilizzare questo strumento per andare a partecipare a fiere internazionali all'estero o anche in Italia, purché la fiera avesse carattere internazionale. Le fiere internazionali sono quelle poi in realtà pubblicate sul calendario fieristico internazionale che viene annualmente pubblicato. Infine avevamo altri due strumenti, parlerò per ultimo dei nuovi mercati, ma dell'assistenza tecnica che era quella della possibilità per un'azienda di pagare il personale all'estero. E infine c'era nuovi mercati che era proprio l'apertura della sede estera da parte di un'azienda che comunque è stata finanziata, c'era la possibilità di finanziarla addirittura fino a 4 milioni e mezzo di euro. Era, diciamo, un finanziamento un po' più importante. Possiamo ora passare all'altra slide che in realtà era quella vigente fino alla fine, diciamo, fino al 10 maggio 2022. Perché? Che è successo? Che con il PNRR questi strumenti, i precedenti strumenti che ho illustrato, si sono modificati per adattarli a quello che è il Piano Nazionale di Resilienza e di fatto a, diciamo, le condizionalità previste per l'utilizzo di questi fondi del PNRR. Quindi, di fatto, gli strumenti si sono ridotti a tre. Che succede? Erano presenti sempre fiere, mostre e missioni all'estero, stesso discorso, la partecipazione. Chiedere il finanziamento per partecipare a fiere e missioni all'estero, l'e-commerce, quindi poter fare un sito e-commerce su piattaforma propria o su piattaforma di terzi, e infine lo strumento un po' più completo che in realtà racchiude poi gli altri strumenti ed è quello della transizione digitale ed ecologica, perché all'interno ci sono di fatto un po' la possibilità di spendere risorse un po' per tutto di fatto. Con dei vincoli però, perché? Che andremo a vedere adesso nelle prossime slides. Possiamo passare all'altra? Ok. Di queste tre tipologie, la transizione digitale ed ecologica consentiva, diciamo, alle aziende, alle piccole e medie imprese, un finanziamento per sostenere degli investimenti che però dovevano essere volti in parte per il 50% almeno a favorire la transizione digitale. Che voleva dire spendere su, diciamo così, spese per la transizione digitale dell'azienda. L'altra parte doveva essere anche per, diciamo, aveva una funzione, come dire, erano spese rivolte alla transizione ecologica delle piccole e medie imprese. Quindi, ad esempio, si potevano spesare i pannelli fotovoltaici. Mentre con la prima magari si potevano acquistare anche attrezzature quali computer o ad esempio altre strutture. Il finanziamento era fino a 300.000 euro che poi diciamo, nell'ultima settimana è stato anche innalzato fino a 1 milione di euro. È possibile chiedere fino a 1 milione di euro. La durata del finanziamento erano di 6 anni più 2 di preammortamento, quindi 2 in cui venivano pagati solo gli interessi. Rivolto sia a PMI che a mid cap, quindi un po' più grandi come società. E la cosa importante è che c'è stata una, come dire, riserva territoriale, nel senso che per le imprese che avessero sede, anche solo una sede operativa al sud, veniva destinato un fondo perduto al 40%, nella misura del 40%. Per le altre imprese invece che erano, diciamo, con sede nel centro nord, il fondo perduto ammontava a circa il 25%. Quindi, ovviamente, tutte queste, diciamo, questo discorso io lo faccio, ma perché? Perché il finanziamento che può essere richiesto va calcolato, diciamo, sulla base dei bilanci da parte dell'azienda, perché il finanziamento non può mai superare il 25% poi dei ricavi medi che risultano dagli ultimi due bilanci. E qui torniamo al fatto che
Si tratta di uno strumento che comunque è rivolto ad aziende che abbiano almeno due bilanci depositati. Possiamo passare all'altra slide. Quello dello strumento delle fiere nostre emissioni di sistema, molto utilizzato, aveva diciamo, come tetto massimo la richiesta di finanziamento fino a 150.000 euro. In questo caso era destinata solo PMI ed era possibile partecipare anche con un solo bilancio approvato. Il finanziamento aveva una durata di 4 anni e più uno di preammortamento e c'era un vincolo del 30% da spendere su spese digitali, quindi ad esempio spese per la partecipazione a una fiera digitale o altro erano ammissibili. Possiamo passare all'altra slide che riguarda appunto l'e-commerce. L'e-commerce, qui torniamo appunto alla possibilità di finanziare il sito proprio o anche un marketplace, quindi su piattaforma di terzi, fino a 300.000 per il sito proprio, su piattaforma propria, e fino a 200.000 per il marketplace. La durata era di 4 anni, richiesta, più uno di preammortamento. Quindi in questo caso era possibile anche chiedere il finanziamento per migliorare una piattaforma già esistente di e-commerce. Che succede? Questi finanziamenti inizialmente diciamo che c'era la possibilità di rendicontare le spese di questi finanziamenti fin dalla data di domanda fatta. Nell'ultima tornata non è più stato così. Le spese rendicontabili, cioè che tu potevi considerare nell'ambito del finanziamento e quindi spesarti con il finanziamento, erano dal momento della sottoscrizione del contratto con Simest, quindi successivamente alla delibera sulla domanda di finanziamento. Possiamo passare alla fine. I risultati ad oggi sono stati sicuramente, vanno riportati perché sono importanti. Simest in questi ultimi 2 anni ha finanziato più di 14.000 imprese. Con il PNRR e con gli strumenti precedenti e le risorse sono state veramente tante perché parliamo di oltre 2,5 miliardi messi a disposizione. Il rifinanziamento di questa legge con finanza con l'ultima manovra del bilancio era fino al 2026, quindi abbiamo un arco temporale molto lungo fino al 2026. Questi strumenti ci sono stati, ci sono e torneranno ad esserci fino al 2026. L'ultima slide credo che sia di saluti. Vi ringrazio per l'attenzione. Questa è la mia foto con l'Ordine degli Avvocati di Tunisi, con il batonier Bouderbala e il segretario generale Nziu, perché diciamo come studio legale lavoriamo e operiamo anche in Tunisia. Grazie molto. Grazie mille, Valerio. Anche qui abbiamo altri strumenti, altri idee per l'accesso al credito con tassi molto agevolati, con addirittura anche fondi perduti. Quindi vede qua quello che stanno partecipando sicuramente molte di loro sono in Italia da tantissimi anni e hanno anche la cittadinanza. Alcuni di loro hanno anche delle aziende molto molto grandi. Non voglio citare i nomi, ma le vedo. Sono anche loro, cercano di lavorare all'internazionalizzazione, soprattutto verso anche altri mercati, mercati dell'Africa. Correggimi se sbaglio, Valerio, perché è un mercato molto molto interessante. Io ho partecipato al Forum dei Mondi Mediterranei a Marsiglia, dove c'era presente il mondo intero, praticamente si parlava addirittura di 100 miliardi di euro per l'Africa nei prossimi anni, no? E questi soldi si diceva che transiteranno dalla Tunisia e dal Marocco, cioè quelle due vie, no? Che non sono vie della seta, ma sono vie dei miliardi che vanno in Africa e in qualche modo le aziende, i tunisini, gli italiani devono assolutamente sfruttare questi strumenti, no? Valerio, la tua presentazione è stata molto molto chiara. Se qualcuno ha delle domande a Valerio, prego, alzi pure la mano così almeno andiamo per ordine delle domande prima di passare poi la presentazione a Alessia per il PrASOC, poi capirete cos'è il PrASOC, che è un strumento anche straordinario che io in qualche modo
ho imparato a conoscere questi ultimi giorni, no? Ieri ho visto la presentazione del suo collega Nis a Tatawin, via tutte le domande, richieste, eccetera. Quindi, bene. Allora, io vedo come prima domanda che ho giustamente tenuto in sospeso, Monsef Werdi. Monsef, prego, delle domande precise per cortesia, così almeno il tempo è denaro, eh? Siamo visto che parliamo di denaro, Va quindi cerchiamo bene, di... Falsi, ci Monsef. sono tanti progetti, ci sono tanti, già una lo sapevi dall'anno scorso. Ecco, visto che mi trovo in Italia da molti anni e faccio il tornitore, cioè lavorazione meccanica, mi è avuto l'idea se si può finanziare questo progetto, cioè creare un'officina meccanica per lavorazione meccanica, lavoro per le forge. Lavoro pezzi pesanti, non lo so, sì, qualche ente qui italiano può finanziare un'officina meccanica. Oltre l'agricoltura a Tunisi, agriturismo. Questa è un'altra cosa, magari vedo dopo Questo con uno sponsor. lo lasciamo per Alessia dopo, l'altro progetto che io conosco, tra l'altro. Lo Sì. lasciamo dopo per Alessia perché lei è più indicata, non è perché Valerio non ha indicato, ma è una specializzazione per quello che vediamo dopo. Poi magari insieme vi risponderanno anche le domande se sono legate a industria turistica, industria agriturismo o agricoltura, eccetera. Quindi questo entra nell'ambito, Valerio, quello che diceva giustamente Monsef Werdi, è quello che noi cerchiamo come progetto Mobitre HTBIC, no? Le transfert de compétences. Cioè le trasferire le competenze. Monsef Werdi più di 30 anni lavora e fa un professionista di altissimo livello nel suo lavoro, in quello che fa, no? E quello che fa Sì. lui non è molto presente in Tunisia, penso di capire perché ho capito un po' quello che fa. C'è, ma non con alta precisione, non per lavorare per aziende estere. Può essere anche un'idea di apertura di un'officina del genere che lavora anche per l'Italia, l'export. È possibile questo, Valerio? Allora, dipende dallo strumento. Una cosa importante da dire è che gli strumenti SIMES va, diciamo, un po' come dire, differenziato. Lo strumento SIMES in sé finanzia la commercializzazione, cioè non è possibile di fatto finanziare lo stabilimento industriale, per capirci. Nell'ultimo strumento sul PNRR era possibile, diciamo, in realtà l'acquisto di macchinari, come dire, digitalizzati, nel senso più innovativi rispetto ai precedenti. Però normalmente, e credo anche nelle prossime finestre, vedremo quello che uscirà adesso, i nuovi strumenti che usciranno a settembre, diciamo, SIMES finanzia la commercializzazione in linea di massima. Per questa tipologia di attività potrebbe essere interessante, in realtà, forse sicuramente, gli strumenti offerti dai bandi profit dell'AIX, di cui magari la dottoressa Tribugliani, insomma, sicuramente loro conoscono meglio, perché comunque anche sia in forma di startup, sia in forma di azienda matura, si potrebbe appunto fare quello che, diciamo, come dire, il trasferimento di conoscenze, che viene riconosciuto come appunto un valore perché è un qualcosa che poi si lascia anche sul territorio e tramite appunto le start-up, se uno avesse anche la start-up, c'è una quota di fondo perduto come anche per l'azienda matura. Però non è oggetto di oggi e quindi... Però ecco, ricordiamoci ecco, che con SIMES viene finanziata prevalentemente la commercializzazione, ecco, non lo stabilimento industriale e il macchinario in sé. Grazie Grazie. Valerio. Quindi Grazie. è possibile, ci sono altri strumenti che finanziano questa tipologia che io conosco anche, poi magari la dottoressa Alessia ci spiegherà meglio anche uscendo magari anche un po' da Prasok per rispondere anche alla domanda di Monsef. Quindi avrai una risposta, Monsef, anche dalla dottoressa su questo, Ma che magari poi lui ha avrai... capito che il progetto va fatto in Tunisia, ma che io intendo qua in Italia.
Ah, il progetto in Italia. Certo, certo, certo. Le forge ci sono qua, io sono di Brescia, il lavoro mi arriva in zona dal Friuli Venezia Giulia, quella zona lì, Udine, Padova, quella zona, ma un lavoro che è molto richiesto, uffici, lavorazione meccanica, per le forge. Beh, allora forse più in Italia, come quello, dicevo. Quello non è Simest allora, Valerio, no, mi pare. No, Simest è solo per l'internazionalizzazione. Cioè, esatto. Lavoro, ho partecipato anche a dei bandi profit per delle aziende con likes, però si tratta tutto di strumenti per accompagnare le aziende all'estero di fatto o realizzare progetti, diciamo, all'estero. E in quel caso sicuramente mi ricollego a quello che diceva Bruno, sicuramente forse più indicato in Italia quegli strumenti che sono stati presentati anche prima, insomma, però sono altri strumenti. Esatto. E Crea quindi può essere la soluzione per lui, mi pare, Crea e il credito cooperativo, penso che sia il caso di questo progetto in Italia, mi pare. Giusto, Valerio? Sì, ritengo che sia più idoneo, insomma, come strumento. Ecco. Ci sono strumenti quindi nazionali per, esatto, diciamo, aziende italiane per rimanere appunto sul territorio nazionale, quello sicuramente. Esatto. Quindi avremo un'altra occasione di darti i contatti di Bruno, Monsef di Bruno, così ti colleghi a lui direttamente e poi ti darà anche lui le risposte per questa tua prima domanda. La seconda puoi rispondere alla dottoressa Alessia. Adesso passo all'altra domanda di Meher Mesri. Prego, me. Sì, buonasera a tutti, ciao Ade. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Gentilmente, se posso, una domanda per il dottor Valerio sul nostro progetto di importazioni e esportazioni della Tunisia nel mercato di bestiame. E la nostra idea è costruendo praticamente una stalla con la legge della Comunità Europea col fotovoltaico, quindi proprio un progetto tutto insieme, se si può. E l'altra domanda, loro chiedono i due bilanci. Sì. Vorrei capire i due bilanci, dalla ditta italiana o dalla ditta tunisina che è già in Tunisia? No, Sitra, ha finito le domande? Erano queste? Sì, due domande, sì, l'agricoltura, okay, con un progetto integrato con il fotovoltaico e magari qualche biogas. No, allora, richiedono due bilanci, dipende dallo strumento, perché questi strumenti sono rivolti a imprese italiane, quindi i bilanci richiesti sono delle imprese italiane che intendono fare il progetto in Tunisia. Però ovviamente nel caso dell'e-commerce è richiesto un bilancio, nel caso delle fiere anche. Per il PNR, lo strumento appunto transizione digitale ecologica, sono richiesti invece due bilanci, perché comunque sia l'impresa deve essere un po' più strutturata. Per quello che riguarda l'ambito, cioè l'allevamento, purtroppo mi sono dimenticato di dire, questi strumenti non riguardano, diciamo, ci sono, ogni azienda ha un codice Ateco. Il codice Ateco escluso da questi finanziamenti appunto è quello dell'agricoltura pura, quindi incluso anche, diciamo, l'agricoltura pura non è inclusa in questi strumenti. Quindi per l'apertura di stalle o altro, sicuramente forse è più interessante un progetto appunto della cooperazione, forse lo sviluppo di questo. Proviamo con la cooperazione poi di avere magari delle risposte anche per questo. Grazie. Mer, avrai delle risposte anche dopo la presentazione della dottoressa Alessia, così poi avrai anche delle altre risposte magari, d'accordo? D'accordo, grazie. Ok. Abbiamo segnato già le domande, poi le ripresenteremo sia la sua che quella di Monsef alla dottoressa Tribuiani. Jbeli Mohammed, Fadl, prego con la tua domanda. Sì, Mohammed. Ciao a tutti. Ok, buongiorno, ciao. Ciao. Volevo chiedere dove opera il SIMSET, nel senso in quale ragione,
Si è destinata alle aziende italiane o anche alle aziende tunisine. Volevo chiedere anche se può finanziare tipo per la pubblicità e il marketing commerce, tutti quei servizi di pubblicità. È tutto lì. Sì. Allora, Simest opera a sede a Roma, la sede qui a Roma, io sono a Roma, e è un gruppo Cassa Depositi e Prestiti, quindi sono un po' tutti quanti a Roma qui. E per quello che riguarda le spese di marketing e pubblicità, sono tutte spese che rientrano nelle spese che si possono richiedere. Dipende, cioè, dipende da cosa, quale strumento si vuole utilizzare. Ad esempio, se si vuole utilizzare, si vuole partecipare a una fiera all'estero, tutte le spese di marketing, anche quello digitale, possono essere appunto richieste per quel finanziamento. Così come si possono richiedere spese di finanziamento e le spese anche di pubblicità, per esempio del sito e-commerce, nell'ambito dello strumento e-commerce che si va a richiedere a Simest. Perfetto, grazie. Sì, Mohammed, in effetti ho visto una slide che parlava di questo e in realtà poi ulteriori informazioni possiamo dare anche attraverso quelle informazioni legate alle vostre domande, quindi noi poi possiamo anche su questo dare più informazioni che sono già state riportate nelle slide. Quindi i nostri esperti saranno anche disponibili, perché se ci girate anche delle domande, poi anche in secondo momento noi possiamo interpellarli e avere delle risposte, non è un problema. Poi metteranno gentilmente loro i siti dove possiamo trovare queste informazioni, così almeno avete anche un po' di autonomia nelle ricerche vostre e quindi potremmo fare in questo modo. Quindi visto che anche alcune domande sono legate ovviamente all'agricoltura pura, quindi io con il permesso di Valerio passerei alla presentazione della dottoressa Alessia Tribuiani per parlare di PRASOC. PRASOC è un strumento che piacerà a tanti voi che operate nel mondo dell'agricoltura e anche nel turismo ecologico, non lo so, poi vediamo la dottoressa cosa ci darà. Poi se avete anche altre domande comunque legate anche a Valerio, potete poi scrivervele, così poi gli facciamo le domande alla fine, d'accordo? Dottoressa, con piacere lasciarle la parola. Buonasera a tutti, grazie. Sto cercando di condividere lo schermo, un attimo. Lo vedete? Vedete lo schermo? Io non ancora. Ancora no. Un attimo. No. Oh. Adesso sì. Ok, benissimo. Sì, io allora innanzitutto grazie a tutti per la partecipazione e l'invito. Per me è un'opportunità, direi unica, di poter parlare degli strumenti che l'Italia mette in piedi in Tunisia, quindi nell'altro versante del Mediterraneo, per il sostegno del settore privato. Il PRASO, che è la nostra ultima linea di credito, un'ultima perché ne abbiamo avute 8 negli ultimi 30 anni, quindi è veramente uno strumento tradizionale della cooperazione italiana in Tunisia, ed è un programma di sostegno agli investimenti privati in Tunisia nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'economia sociale e solidale. Quindi il programma ha una dotazione di 57 milioni di euro che è ripartita su 2 linee di credito e un fondo di sostegno all'investimento a dono. Quindi a fondo perduto, quando parlo di dono parlo di fondo perduto. Questi 57 milioni di euro vengono suddivisi in in una prima dotazione di 35 milioni di euro per investimenti nel settore agricolo e pesca,
come vedete, e 15 milioni di euro sono invece destinati ad operazioni di investimento che ascrivibili in qualche modo a quella che viene definita l'economia sociale e solidale. Poi torneremo più tardi sul concetto. E poi questo fondo di sostegno di 7 milioni di euro. Ora, come viene messo in opera, come viene veicolato questo finanziamento, come arriva, diciamo, agli imprenditori? Innanzitutto si tratta di un finanziamento che viene gestito dai, o meglio, negoziato dai due governi, e poi retrocesso agli operatori, quindi agli imprenditori in Tunisia attraverso le istituzioni finanziarie locali, quindi banche, società di leasing e anche istituzioni di microfinanza per quanto riguarda gli investimenti dell'economia sociale e solidale. Quindi queste istituzioni finanziarie gestiscono fondamentalmente questi 57 milioni di euro. Sono istituzioni finanziarie che devono, ovviamente che sono presenti in Tunisia e devono aderire o hanno già aderito al programma. Poi vi darò il dettaglio delle istituzioni che ad oggi hanno aderito al programma. Si tratta di un programma che è partito poco più di un anno fa con la pubblicazione di una circolare interbancaria da parte della Banca Centrale di Tunisia e di una nota all'intermediario finanziario da parte dell'autorità di controllo della microfinanza, che è diciamo, l'equivalente della banca centrale per il settore della microfinanza. Ora, quindi quali sono le condizioni di retrocessione che vengono applicate agli imprenditori che decidono di attingere da questa linea di credito? Allora, per quanto riguarda la linea agricoltura e pesca, quindi investimenti nell'ambito del settore agricolo e pesca, abbiamo la linea esce con un tasso di interesse massimo, quindi il tasso all'imprenditore dell'8%. Viene venduta con un periodo di rimborso di massimo 12 anni, di cui 5 anni di grazia. Le operazioni invece dell'economia sociale e solidale se vendute, diciamo, se proposte dalle istituzioni finanziarie, viene applicato lo stesso tasso, quindi della linea agricoltura e pesca, quindi siamo sull'8% massimo. E se invece la linea viene elargita attraverso un'istituzione di microfinanza, abbiamo un tetto massimo del 12%. Cambiano leggermente i periodi di rimborso e i periodi di grazia. Come vedete, abbiamo 7 anni di rimborso e di cui 2 anni di grazia. Sempre come condizioni di retrocessione, vediamo un po' quali sono le soglie e che cosa possiamo finanziare. Innanzitutto, per entrambe le linee non abbiamo soglie minime. Abbiamo invece un massimale del credito. Sulla linea agricoltura e pesca arriviamo ad operazioni per un massimo di 2 milioni di dinari e anche se distribuito su più contratti, vuol dire che uno stesso imprenditore non può avere più di 2 milioni di dinari. Ciò non è detto che debba domandare 2 milioni di dinari con una sola operazione, ma può fare più operazioni di investimento, basta che non superi i 2 milioni di lire. E l'importo totale del credito non deve superare l'80% dell'investimento totale. Poi abbiamo quindi la componente a dono, quindi a fondo perduto, cioè questo vuol dire che l'operazione può essere sì finanziata con il credito, ma il 14% dell'operazione può ricevere un contributo a fondo perduto, che viene ripartita per il 10% come contributo all'apporto proprio del richiesto all'imprenditore, il 2% massimo può essere dedicato al finanziamento di attività di assistenza tecnica, di studi,
analisi, eccetera, e il 2% può essere, può servire per la copertura dell'assicurazione sui crediti agricoli. Assicurazione che viene in genere richiesta dal sistema bancario tunisino. I plafond invece, le soglie, quindi sono leggermente diverse per la linea economia sociale solidale, abbiamo un massimo quindi di 300.000 dinari e anche qui i 300.000 dinari possono essere distribuiti su più contratti. Anche qui abbiamo quindi questo apporto del 14% a fondo perduto che può essere suddiviso in un 12% per l'apporto al capitale, all'apporto personale diciamo dell'imprenditore, un 2% per il finanziamento di attività di assistenza tecnica. Ora vediamo quali sono gli imprenditori, no? I soggetti elegibili, chi può essere elegibile, chi quindi può attingere a questa linea di credito. Diciamo che a differenza delle altre linee di credito stanziate dalla cooperazione italiana in Tunisia, questa non è esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese, ma abbiamo voluto lasciare diciamo piuttosto aperta la panoplia di soggetti elegibili, quindi come vedete è vasta, abbiamo persone fisiche e giuridiche, attività esistenti o nuove attività, cooperative, società mutualistiche eccetera eccetera. Ci sono ovviamente però due condizioni di fondo. L'imprenditore, cioè la prima è che l'imprenditore, imprenditrice o la società o la cooperativa o il gruppo professionale sia residente in Tunisia e lavora ovviamente nel settore dell'agricoltura, della pesca o dell'economia sociale e solidale, e che sia un imprenditore formale. La linea non finanzia l'informale, quindi deve essere in regola con la legislazione fiscale, previdenziale e ambientale della vigente in Tunisia. Quali sono ora le operazioni quindi elegibili? Anche qui, a differenza delle linee precedenti, non ci siamo limitati al finanziamento di beni e a differenza delle linee precedenti non si tratta si possono acquistare diciamo anche beni non di origine italiana. Quindi l'idea è stata anche in questo caso di espandere, di aprire a più categorie di operazioni e di attività. Quindi sono leggibili ovviamente investimenti destinati all'acquisto di beni nuovi, di attrezzature, di servizi connessi, di servizi, di lavori, l'acquisto di materie prime e bestiame, e abbiamo inserito anche il finanziamento del capitale circolante delle imprese. Ora, per quanto riguarda quindi la linea agricoltura e pesca, sono elegibili direi quasi tutte le attività iscrivibili al settore dell'agricoltura e della pesca, quindi a produzione, trasformazione, commercializzazione, servizi connessi, eccetera, eccetera. Con un focus particolare su ovviamente la commercializzazione di prodotti locali, biologici e la valorizzazione dei prodotti tunisini. Sono invece leggibili come attività alla linea dell'economia sociale solidale, attività che rientrano direi un po' quasi in tutti i settori, quindi agricoltura, pesca, ma anche commercio ecosolidale, istruzione, servizi alle persone, servizi alla produzione, attività di trasformazione, artigianato, eccetera, eccetera. Nella valutazione di che cosa sia un'attività di economia sociale solidale rientra sicuramente la considerazione circa l'impatto sociale che l'attività di per sé ha.
Per farvi un esempio, abbiamo ultimamente, di recente, finanziato un'attività ascrivibile all'economia sociale e solidale, che è quella della, che riguarda la creazione di una fattoria in cui verranno fatte attività pedagogiche per bambini autistici nel nord della Tunisia. Ora, in linea di principio, comunque ci riferiamo alla definizione di economia sociale e solidale che è contenuta nella legge tunisina 2020 numero 30 del giugno 2020, sapendo che però non esistono i regolamenti di attuazione, quindi diciamo che stiamo lavorando affinché si possa a livello di questa linea definire meglio, diciamo puntualizzare sulle attività elegibili. Allora, direi che la cosa più importante forse è anche capire un po' come, quindi qual è la procedura. La procedura è di per sé, direi, molto semplice anche rispetto ad altre linee esistenti, anche alle nostre linee precedenti, anche altre linee finanziate da altri donatori, da altri partner della Tunisia. Quindi, come vi dicevo prima, ad oggi abbiamo delle banche che hanno aderito delle istituzioni finanziarie in genere, quindi banche, società di leasing e istituzioni di microfinanza che hanno aderito al programma. Per ora abbiamo 7 banche, quindi la Banque de Tunisie, la Biat, la BNA, Amen Bank, STB, Atijari Bank e BFM. Abbiamo una società di leasing molto molto attiva sul programma, che è l'Arab International Lease, e per ora una società di microfinanza, che è un'istituzione di microfinanza, che è Endata Mobil. Quindi l'imprenditore, fondamentalmente l'operatore economico più in generale, deve rivolgersi fondamentalmente a una di quelle istituzioni citate che analizza il dossier. Quindi l'imprenditore deve arrivare con un dossier pronto, quindi con un business plan già pronto. Mi ricollego alla domanda della signora Latifa di prima. In Italia non so quali siano gli strumenti, quello che vi posso dire è che in Tunisia di strumenti ce ne sono diversi, non solo a livello di istituzione pubblica, e parlo in particolare, mi riferisco all'APIA, l'Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli, l'API, l'Agenzia di Promozione degli Investimenti, ma al di là del dispositivo, direi, no, istituzionale che è messo in piedi dallo Stato, la Tunisia pullula di iniziative volte all'accompagnamento, al sostegno degli imprenditori proprio per la fase di prefinanziamento. Le organizzazioni delle Nazioni Unite lavorano moltissimo su questo, in particolare l'UNIDO, la cooperazione tedesca lavora anche moltissimo su questo ambito. Quindi l'idea nella concezione del PRASO, che è stato quello di non fare destinare tutte le risorse al finanziamento, visto che colleghi di altre cooperazioni sono molto attivi su tutto ciò che è l'accompagnamento pre-creazione o pre-prestito. Quindi, per tornare alla procedura, l'imprenditore, l'imprenditrice deve indirizzarsi a una delle istituzioni che ho citato prima. Nel momento in cui l'istituzione finanziaria analizza e dà il proprio accordo al finanziamento, La richiesta di finanziamento viene direttamente processata verso la Banca Centrale di Tunisia o verso l'autorità di controllo della microfinanza, se siamo all'interno di un'operazione di microfinanza, e a quel punto la Banca Centrale fa i suoi controlli di routine, dopodiché il finanziamento è
subito, immediatamente disponibile. In tutto ciò vedrete che noi come Agenzia di Cooperazione allo Sviluppo non entriamo nell'analisi del dossier, quindi c'è una grande differenza rispetto ad altre linee di credito, è fatta proprio per velocizzare i tempi di risposta dello strumento, è quello per cui non dobbiamo dare nessun nulla osta, nessun controllo da parte della cooperazione italiana. Ovviamente seguiamo c'è una procedura, cioè seguiamo l'operazione in conoscenza, però non entriamo attivamente. Questo per ridurre, per abbattere i tempi, come vi dicevo. Questo è un po' il processo e la finalità del PRASOC. Abbiamo ovviamente altri strumenti che ad oggi sono però o destinati più alle piccole e medie imprese, in particolare con le linee di credito sempre per il settore privato tunisino, ma lì il target è la piccola e media impresa. Stiamo lavorando al rifinanziamento di una linea da 55 milioni di euro per il sostegno all'imprenditoria, alla piccola e media impresa tunisina. Altri strumenti di cui prima si è accennato, sono stati evocati prima, riguardano il bando profit dell'agenzia italiana che viene gestito però dalla sede di Roma. Si tratta di un'opportunità, un'innovazione direi nel mondo della nostra cooperazione, la cooperazione italiana, perché è un dispositivo messo in piedi a seguito della nuova legge di cooperazione del 2014, quindi della nuova legge 125 del 2014. Si tratta di bandi che quindi vengono destinati a imprese italiane che vogliono contribuire allo sviluppo e alla crescita di paesi terzi in cui l'Italia ha delle attività di cooperazione allo sviluppo, e che quindi co-investono diciamo insieme alla cooperazione italiana in progetti di investimento nei paesi terzi. In Tunisia abbiamo avuto un primo esempio, abbiamo su un bando pubblicato qualche anno fa, abbiamo un progetto simile e anche questo sul settore agricolo, e quindi lì c'è il finanziamento della cooperazione italiana e il cofinanziamento dell'impresa dell'impresa italiana che fa ovviamente il suo investimento per avere un profitto. Ovviamente l'impresa si muove con finalità di profitto, ma il cui diciamo investimento ha un impatto sociale e economico significativo. Non ci sono al momento non c'è un altro bando al momento, probabilmente verrà ripubblicato, ma le tempistiche di un nuovo bando non sono a me note. Quindi questo veramente in sintesi. Grazie, dottoressa, è stata una sintesi molto interessante e interessantissima, in quanto noi nel progetto Mobi 3 una grandissima percentuale di progetti selezionati anche concretizzati sono nell'ambito agricolo, nel settore agricolo e legate all'agricoltura proprio in senso proprio della parola, quindi sono lavorazioni di produzioni di olio piuttosto che vari tipi di verdure o frutta o altre cose di tipo di trasformazione proprio del pomodori o altro tipo di progetti. Quindi molto molto interessante. In effetti una domanda che è stata fatta poi ieri durante il forum su PRASOC, quando Anis, il suo collega, presentava, è stata la percentuale di interesse.
interessi, a qualcuno pensava che l'8% è solo il tasso di per il progetto Prasok per la banca, ma in realtà la banca chiederà altri interessi e il suo collega ha ovviamente precisato che l'8% è il massimo e di conto inclusi gli interessi della banca. Assolutamente, perché come avrà precisato il mio collega, l'8% è una semplice somma del tasso a cui l'Italia presta alla Tunisia, del tasso di rischio cambio applicato dalla banca centrale e delle commissioni della banca che da protocollo intergovernativo sono plafonate, sono fissate. Quindi la banca non può chiedere più dell'8%. Come vi dicevo, noi e la Banca Centrale, che siamo ovviamente i rappresentanti siamo coloro che hanno negoziato, diciamo, il tutto, controlliamo, verifichiamo che effettivamente la banca applichi il tasso giusto. È vero che, come vi dicevo, io nel processo non c'è un nostro controllo attivo, ma ovviamente abbiamo un sistema per cui tutto viene verificato al nostro interno nel momento in cui la banca invia la domanda alla banca centrale. Quindi no, assolutamente la Prasok esce a un tasso dell'8%, di massimo 8%, perché la banca può decidere di applicare anche meno. Grazie, io sapevo già la risposta, ovviamente l'ho fatta. Devo dire che nel momento è molto interessante, perché ho notizia di due giorni fa, il tasso di sconto ormai è al 7%, quindi il tasso del prezzo direi che diventa veramente molto, molto interessante. Ovviamente sul mercato tunisino, parlo del mercato tunisino. Sì. Esatto, infatti io sapevo già la risposta, ma giustamente l'ho fatta per i nostri partecipanti, perché non sempre magari fanno le domande o magari non. E poi l'altra domanda, poi nel frattempo raccogliamo un po' altre domande, giusto per, chiediamo scusa perché partendo anche in ritardo, con 10 minuti, un quarto di ritardo, ovviamente va sempre a finire sempre di ritardare un attimino anche, però visto è molto interessante il fatto, approfittiamo di Valerio e Alessia che sono presenti anche per i nostri partecipanti per fare le domande, no? L'altra domanda che faccio, ma credo che la faranno, qualcuno vorrà farla, dottoressa o Valerio, chi vuole rispondermi non è un problema. In questo caso alcuni problemi di nostri imprenditori sono la private equity, che dice io voglio andare a prendere un finanziamento, no? Però mi chiedono una parte fondo proprio, no? Che devo io anticipare o mettere, no? Spesso non ne hanno questi fondi, o almeno non ne ha. C'è un altro strumento che proprio fa e si occupa di questo, della private equity o no? E se volete anche spiegarlo meglio di me ai nostri partecipanti. Chi vuole prendere la parola, siete liberi. Allora, per quanto ci riguarda, almeno con gli strumenti che abbiamo noi, allora, quel 14% di dono dovrebbe essere proprio una risposta a un contributo a dare una risposta a questi bisogni. Noi come Cooperazione Italiana non abbiamo uno strumento di private equity isolato da altri strumenti, quindi è proprio quel fondo, per noi la risposta è quel fondo di inclusione che abbiamo messo all'interno del Prasok. Lo dico, non ne ho parlato, però stiamo lavorando su un altro programma, questa volta finanziato dall'Unione Europea, ma realizzato da noi, sempre di sostegno all'investimento del settore privato in agricoltura e pesca, e lì l'idea è appunto anche di mettere su uno strumento che possa, di inclusione finanziaria, quindi che possa dare una risposta anche a questo tipo di bisogni. Però ancora dovrebbe essere una fase pilota, partiremo, diciamo, quest'estate. Ottimo, quindi per risposta anche al nostro partecipante Meher prima, che voleva fare un allevamento eccetera, quindi entra nel
nel programma PRASOC? Ovviamente. Sì, è assolutamente un'attività eleggibile. I criteri di eleggibilità vengono sì evidenziati, analizzati dalle banche, quindi la questione è che rimane, questo lo dico, lo ripeto, rimane discrezione della banca voler finanziare o meno un determinato progetto, quindi sulla base della... di un'analisi interna che viene fatta dalla banca. Quindi i nostri sono strumenti di attraverso cui noi mettiamo a disposizione liquidità sul mercato tunisino, però essendo un credito che quindi sono risorse che devono essere rimborsate comunque dall'imprenditore alla banca, dalla banca alla banca centrale, dalla banca centrale al governo italiano. L'assunzione del rischio è comunque della banca, quindi è la banca che decide se assumere il rischio di quell'operazione o meno. Certo. Bene, direi, aspettando anche che poi Valerio riformulerà magari anche altre idee, qualcosa, passo la domanda a Manel, se Manel può fare la domanda, prego pure. Salve, buonasera, grazie per i vostri preziosi, insomma, informazioni. E io è la prima volta che partecipo a questi incontri che sembrano molto importanti. Allora, la mia domanda è per la dottoressa Alessia, la PRASOC, a quanto pare io avrei perso qualche informazione, ma è soltanto per i cittadini tunisini residenti a Tunisi oppure per i tunisini residenti anche in Italia? Allora no, il PRASOC è solo per imprese o imprenditori che hanno costituito una società di diritto tunisina. A noi non interessa se l'imprenditore è italiano, tunisino, etiope, l'importante per noi è che la società sia di diritto tunisino, perché l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo ha come mandato e vocazione quella dello sviluppo della Tunisia. Quindi non posso finanziare imprese italiane, non posso da legge, posso invece devo cercare di trovare degli strumenti per finanziare imprese che possano creare, quindi crescita, con sviluppo, dare opportunità in Tunisia, indipendentemente dalla nazionalità di chi ci lavora, l'importante è che quindi sia di diritto tunisino, paghi le imposte in Tunisia, sia iscritto al sistema previdenziale tunisino. Ok, grazie. Grazie. Grazie mille Manel per la sua domanda, se ha altre domande prego pure. C'è Mohamed Jbeli, mi pare che abbia alzato la mano, anche forse una domanda per la dottoressa o a Valerio, come volete. Adesso le domande sono anche per tutte e due, se volete, per chi vuole recuperare una domanda che non aveva fatto. Sì, Adel, volevi che rispondessi per... Sì, prego. Evidentemente a private equity la questione. Ma, sì. Simest ad esempio può entrare come partner istituzionale per fino a un 49% in una società, quindi ovviamente parliamo sempre di società, in questo senso. Altri strumenti di finanziamento sicuramente ci possono essere, va approfondito caso per caso e capire bene un attimino, insomma, perché poi è detto così, bisogna vedere qual è lo strumento più adeguato, più idoneo. Cioè, ad esempio, l'ha citato prima anche la dottoressa Triboiani, bando profit dell'AIX, c'è una linea che è dedicata alle start-up che finanzia fino a 50.000 euro a fondo perduto, anche solo mettendoci un euro, per dire, figurativamente parlando. Appunto, totalmente, essendo peraltro la Tunisia, di fronte, non hai neanche quei costi grandi, come ad esempio di viaggio o altro, che magari possono scoraggiare se dici io faccio una startup e partecipo al progetto, magari in Sudafrica, ecco, capisci che già solo un volo aereo ti costa 2.000 euro, Quindi possiamo... quello probabilmente è uno degli strumenti anche più interessanti, ovviamente
con i tempi, e stiamo parlando di uno strumento che è a rendicontazione, cioè io prima spendo, poi mi viene restituito, insomma, salvo che venga dato un po' un anticipo. Però, certo. Ecco, in questo senso, altrimenti Siemens con la partecipazione istituzionale è il 49% del capitale, però comunque esatto. Dipende dalla dimensione e dal taglio. Per la domanda di prima di Latifa, il fatto di avere qualcuno che aiuti a preparare i dossier, perché giustamente anche la dottoressa Tribugliani dice è ovvio, però bisogna anche preparare un dossier fatto bene, non è che arrivi in banca con due fogli e un disegno e dici voglio avere due milioni di dinari, no? Non è così semplice, bisogna avere gli strumenti anche giusti per poter presentare queste domande, no? Chiedo scusa alle colleghe perché magari visto che è interessantissimo il discorso veramente di questo, poi ci sono altre domande, poi chiudiamo poi questo webinar e invito anche Manella la prossima volta a seguirci per partecipare a altri webinar che organizzeremo nel futuro. Penso che abbiamo ancora un altro, Sara, se non sbaglio, penso, Marcella, non lo so, poi vedremo, forse. Sì, Ada, vedremo a giugno se facciamo un altro webinar prima delle vacanze. Legato forse, se non vado errato, a spiegare gli investitori o i tunisini residenti in Italia come formare le aziende e come creare un'azienda e come capire le leggi tunisine nella creazione di aziende. Questo penso che sia questo, perché sono tantissimi, sono trovati in difficoltà di capire lo statuto, la costituzione, le società come vengono fatte, quindi penso che prossimamente non lo sappiamo ancora, ma stiamo lavorando per questo, anche per darvi una mano ancora di più. Prego Valerio, scusami tanto, poi sono sì, altre domande per voi. No, cerco di essere obiettivo, nel senso che io sono, essendo un professionista e lavorando su queste cose, accompagnando appunto le aziende poi nella ricerca, ma non si tratta solo, cioè un percorso di fatto. È un percorso che richiede numerose competenze, quindi che non si esaurisce nel solo avvocato, nel solo commercialista, nella sola camera di commercio, perché spesso e volentieri viene data un'informativa, una prima informativa, anche da parte di sportelli o altro, ma poi il lavoro c'è prima, durante e anche soprattutto dopo che si è accompagnato e si è fatto ottenere il finanziamento dall'azienda, perché si tratta poi di... diciamo tutto un lavoro sia preparatorio che riguarda diverse professionalità, perché poi si va a fare un business plan, bisogna buttare giù l'idea, perché non è detto che l'idea poi l'idea va poi adattata a quello che è lo strumento, nel senso va calata nello strumento, e questo è un lavoro anche perché non sempre si fa magari correttamente, che spesso pregiudica appunto la presentazione della domanda, spesso e volentieri, se non si conosce lo strumento o non si ha idea. Quindi in questo si tratta di coinvolgere una serie di professionalità, sicuramente è ovvio, è un investimento anche quello poi di affidarsi ai professionisti per poter avere garantito il successo, quindi di fatto che poi voglio dire si può anche fare da soli, assolutamente si viene garantito il successo, quello è nel senso dipende anche proprio dalle diciamo dalla volontà poi dell'azienda, del singolo di presentare il progetto e dalle conoscenze che si hanno di quegli strumenti, insomma, ecco. Quindi, però ecco, è un percorso che si inizia, cioè non è solo la presentazione della domanda, è un percorso che c'è prima, poi diciamo l'azienda, l'imprenditore va aiutato a calarla nello strumento, perché magari spesso e volentieri ci sono dei costi che potrebbe tranquillamente rendicontare e che non lo sa, che già magari ha, e quello è determinato un po' poi dall'esperienza e dalla coscienza. In questo... Grazie. Prego. Grazie Valerio. C'è Mohamed Jbeli, forse ha una domanda o forse è rimasta la mano alzata, altrimenti passiamo a Monsef Werdi per riformulare la sua domanda di nuovo, penso alla dottoressa Tribugliani. Ho proposto il campo di dattere agriturismo e agricoltura, rientro nei progetti di PROSAC? Sì? Assolutamente sì. Un grande campo di dattere magari può essere utile nel futuro, esportazioni che in Europa va benissimo
i datteri. Certo, certo. Mercato rientra assolutamente nell'eleggibilità, tra le attività eleggibili. Ok, grazie. Rientra Simons, praticamente deve solo presentare un dossier, come dicevano i nostri esperti, fatto bene da esperti, perché parliamoci chiaro, anche noi nel periodo della selezione dei progetti su Mobitreu, questo lo dobbiamo dire, perché comunque questa è anche la serietà da parte di un ente che eroga denaro, ma deve erogarlo giustamente per essere utilizzato nel senso buono, per lo sviluppo e per tantissimi cose in favore delle popolazioni del posto, no? È ovvio che loro, le banche, devono essere un po', avere un progetto fatto bene, presentato bene, per poter poi usufruire di questo. Ecco perché Valerio dice, la questione non è, si ferma in una richiesta di un finanziamento, c'è un lavoro prima di preparazione, c'è un lavoro durante e c'è un lavoro dopo soprattutto. Quindi noi, capitato anche a noi, Mobitre, e i colleghi mi possono anche correggere se sbaglio, abbiamo rifiutato dei dossier perché non erano ben preparate, anche se l'idea è eccellente e straordinaria, sono state rifiutate perché è un po' confusa, e nella confusione ovviamente tu non dai la possibilità che ti devi giudicare quel dossier, avere la facilità di farlo. Ecco, non so se questo, dottoressa, ho spiegato bene. Assolutamente, sì, assolutamente, è fondamentale, altrimenti non si ha chance. Forse non ho detto per un'altra cosa adesso, non ho detto che anticipo forse una domanda, non c'è una focalizzazione geografica, nel senso che il programma è su tutta la Tunisia. Tunisia, bravo. Tutta la Tunisia. Ovviamente non vi nego che le prime domande, diciamo le prime richieste, e quindi a oggi siamo a una trentina di domande già finanziate, richieste finanziate per circa 10 milioni di dinari. E quelle vengono, il grosso viene dal Grande Tunisi. Perché le banche, diciamo, sono o più attive, comunque l'informazione passa più velocemente presso al centro, insomma, la capitale. Però comunque il programma è attivo su tutta la Tunisia. So anche che, dottoressa, che il suo collega sarà in giro a presentare Prasoc presso le regioni del sud in Tunisia, sarà a Gafsa, mi pare il 23, poi sarà a Kebili e farà un giro di sud, giusto? Sì, assolutamente, Gafsa, Kebili e Tosar, se non sbaglio, sta tornando da Tatawini, quindi da parte nostra stiamo cercando veramente di andare nelle regioni. Abbiamo fatto il nord, abbiamo fatto Sfax, stiamo cercando, ecco, nei limiti poi del possibile, che il programma è partito l'anno scorso, c'erano comunque delle restrizioni dovute al Covid, quindi abbiamo cercato di fare quello che potevamo online, ma niente è meglio di un contatto diretto nelle regioni, andare a spiegare, parlare con... Esatto. Con chi poi deve effettivamente lavorare o beneficiare dello strumento. Bene, grazie. Passo solo la domanda a Mohamed Jbeli, forse ce l'ha la domanda Mohamed Jbeli. Sì, volevo chiedere alla dottoressa Alessia. Prego. Sì. Dottoressa, per fare tipo il dossier in economia sociale e solidale, va presentata sempre alla banca o c'è un altro? Ah, sempre uguale. Può presentarla anche alla banca, sì. Ok, vabbè, volevo chiedere... Allora, non, diciamolo tutto, è un concetto che è un po' estraneo alla banca, anche se oramai anche in Tunisia ci sono alcune banche più sensibili, diciamo, che stanno creando dei prodotti più specifici per quello che è, noi definiamo economia sociale e solidale, che comunque, come vedete, come vi dicevo, mancano i decreti di attuazione, quindi ci siamo limitati a una definizione,
di economia sociale e solidale. Però ecco, ci sono banche che ormai iniziano a integrare anche dei concetti di finanza sostenibile, di impatto sociale, impatto ambientale, eccetera, eccetera. Quindi sì, la risposta è sì, la linea SS può essere veicolata sia tramite le banche che tramite le istituzioni di microfinanza. Ottimo. Passo la parola solo a Marcella. Sì, Mohammed. No, volevo chiedere se era in tutta la Tunisia, ma ha già risposto la dottoressa. Tutta la Tunisia, tutta la Tunisia. Volevo chiedere all'avvocato Valerio se loro hanno il servizio di recupero a credito, tipo per clienti o... No. Sì, sulla Tunisia sì, perché opero anche in Tunisia come studio legale con dei referenti, con degli avvocati miei referenti tunisini, lì diciamo. Io opero su Roma perché sono avvocato iscritto qui a Roma, quindi posso lavorare qui, ma lavoro tramite anche loro lì, insomma, ecco, questo sì. Okay. L'ultima domanda è, c'è i contatti della dottoressa Alessia che... Sì, vi avrete sulla chat dopo. Ma no, su ovviamente sulla cooperazione italiana, non direttamente dalla dottoressa e la cooperazione, sì, vabbè, poi sì, sono sì. Tanti, poi chi vi risponderà ovviamente sarà magari qualcun altro, saranno gli altri colleghi, ma il contatto per chiedere di Prasoc ce l'avrete di sicuro su anche magari la pagina Facebook, perché è molto chiara, c'è di tutto, di più, è perfetto, è presentato molto molto bene, sinceramente è anche comunicato molto bene, quindi abbiamo anche noi approfittato di comunicarlo a voi attraverso il nostro progetto Mobitre Hashtag. Donc, sì, metteremo a disposizione anche quello. Passo la parola solo un attimo a Marcella, perché poi magari vediamo se possiamo andare avanti, perché abbiamo sforato sì. Tantissimo. Sì, grazie Marcella. Mille Adel. Due cose velocissime. La prima è che fra poco Sara vi condividerà in chat il link per la valutazione finale dei due eventi. E invece un'altra cosa che volevo aggiungere, però premetto che non sono un'esperta in questo settore, quindi chiedo a Valeri se mi sbaglio di correggermi. Recentemente è uscito il Fondo Impresa Femminile, che è un incentivo nazionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che in Italia vuole sostenere l'avvio o lo sviluppo di imprese femminili da realizzare nei prossimi 24 mesi. Questo è anche disponibile a cittadine, è dedicato solo a donne, quindi è di interesse per le nostre investitrici basate in Italia. E, è possibile accedervi anche se si è cittadini di extra UE con un permesso regolare di soggiorno di almeno di più di 12 mesi. Quindi ci sono dei contributi a fondo perduto, si possono finanziare sia aziende nuove, quindi aziende che non sono ancora state create, ma anche aziende già esistenti, secondo determinati criteri, e ci sono o dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso molto agevolato. Vi lascio il link in chat, ci sono anche diversi webinar che hanno fatto per spiegare come si accede, eccetera, quindi... L'ho sentito, io lo condivido, però ecco, non sono un'esperta di questo tipo di fondi, sì. Però spero sia utile. Grazie. Sì, sì, Marcello. Sì, grazie Marcella, è utilissimo perché Menella ha detto grazie, ha scritto un messaggio, ha detto grazie, non so perché c'è la mano ancora alzata come prima a fare un'altra domanda, poi Valerio magari vi darà, risponderà alla domanda o confermerà quello che ha detto giustamente Marcella adesso. Menella, se vuole intervenire, cerchiamo adesso, vi chiedo gentilmente perché è veramente interessantissimo, vero, il discorso, potremmo stare giorni a parlare di questo, ma in realtà i nostri esperti non ne hanno questo tempo, ne abbiamo già abusato veramente del loro tempo tantissimo, che ringrazio io personalmente anche dei miei colleghi, perché mi conoscono, delle volte quando mi faccio prendere dalle cose prolungo quelle cose, però vabbè, approfittiamo, cerchiamo di approfittare per i nostri membri della diaspora. Menel, ti vedo come prima alzata la mano, se una domanda precisa e veloce. Poi no, è per il fatto per dire dire grazie, perché volevo proprio chiedere insomma delle informazioni rispetto al credito per le donne femminili, vedo che la dottoressa ha già risposto, grazie mille.
Ah, ok, benissimo. Poi avrete magari più informazioni su questo attraverso la nostra pagina. Non lo so, adesso Marcella, vediamo di trovare uno strumento anche per trasmettervelo in maniera molto più semplice, no? Che ci seguirà ovviamente sulla pagina di HashtagBeak o in qualche altro modo riusciamo a mandarvi magari qualche altra informazione. Ho in linea ancora Meher, il Mesri, e poi Rami e poi chiudiamo, poi basta. Meher. Sì, sì, Adel. Prego, Meher. Meher, mi pare che le risposte alle domande per la dottoressa Lezia. Ringrazio, sei stata fin troppo chiara. Molto bene. Gentilmente, ho una domanda sola. Se avete un ufficio in Tunisia, perché ti confermo, le banche entro terra in Tunisia, non dico che non hanno voglia di lavorare, ma magari li sembrano un po' strane. E veramente lo sanno solo nel centro della Tunisia, dottoressa. E la seconda domanda, se c'è un tempo che si chiude questo bando. Non sento. Ok, no, adesso aprirà il microfono la dottoressa Tribuiani e ti risponde. Allora, per rispondere alla prima domanda, sì, noi il nostro ufficio lo abbiamo a Tunisi. Quindi siamo in Tunisia. Per quanto riguarda il problema, diciamo, la difficoltà di accedere a dei crediti nell'entroterra, nelle zone più, diciamo, meno centrali del paese, ne siamo assolutamente al corrente. Ecco perché stiamo cercando di comunicare tantissimo, anche grazie a sia delle visite sul terreno, sia attraverso la pagina Facebook. Stiamo facendo anche un lavoro con le camere di commercio regionali, perché cerchiamo attraverso loro di arrivare un po' a tutti gli operatori che possano essere interessati. La seconda domanda l'ho dimenticata. Se c'è un periodo che si chiude il bando. No, ecco, il periodo, mi scusi. No, nel senso che il credito, cioè il programma dura fino a quando durano, ci sono risorse. I soldi. Sì, semplicemente. Quindi diciamo sì, che ecco, da fare, il primo anno abbiamo avuto una trentina di operazioni, come vi dicevo, 10 milioni di dinari. E all'inizio, in genere, gli ultimi, a partire dal terzo o quarto anno, questi strumenti, queste linee di credito, poi prendono una via più spedita. Quindi, però, la risposta è quella. Bisogna partire. Grazie. La dottoressa Tribuiani. Ma partirò, bisogna vedere partire. Entro terra se partano loro. Bisogna partire, non perdere tempo. Meher, bisogna partire. Le faremo partire, tempo. Dottoressa. Okay. La dottoressa ha detto così. Compilate per favore il forum. Vi ringrazio perché dovete compilare il forum perché? Perché il forum a noi ci aiuta poi a mandarvi tutte le cose che noi dobbiamo fare nel futuro, che sono interessanti, così interessanti, no? Non per altro, ma per capire anche se quello che facciamo ha un senso, se può aiutare voi come membri della diaspora per arrivarvi l'informazione. Di solito io vivo qua in Italia da 35 anni, non ho mai visto tante informazioni arrivare ai membri della diaspora tunisina in Italia come questi ultimi 2 anni sotto il progetto Mobitre HTB. Grazie anche a tutti veramente i partner del programma e soprattutto il finanziatore che è l'AICS, che è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che loro sono loro questi soldi di Mobitre HTB, questo webinar rifinanziato da loro, quindi dobbiamo approfittarne di queste cose qua. Chi non approfitta di queste cose veramente è un peccato. Poi mi dicono tante, perché non riusciamo a capire quello come fa o come facciamo a arrivare al credito. Noi cerchiamo di darvi delle informazioni, siete voi che non volete partecipare, quindi girate la voce anche, perché è bello far partecipare anche qualche amico che non sa, che vi chiede ogni tanto come fare. Le prossime volte partecipate, così almeno riuscite ad avere di più. C'è l'ultimo, è Rami, mi pare, che vuole fare la domanda e poi chiudiamo, perché così almeno liberiamo i nostri esperti. Mi sentite? Sì, benissimo, chiaro e forte. Ok, non so se ho perso qualche cosa perché nel frattempo seguendo il webinar e quindi sto lavorando nello stesso tempo,
però voglio, voglio avere alcune informazioni, ma non c'è il credit nel settore di... Io sono architetto, quindi residente a Roma, non ci sono alcuni agevolamenti o credit nel settore di architettura, design, l'energia rinnovabile, che si parla adesso molto sul settore di costruzione in generale. Non lo so, oppure ci sono dei settori specifici, quindi riferiti a alcuni settori specifici, quindi, però siccome io professionista nel mondo di architettura, design e tutto, quindi vorrei avere alcune informazioni, perché investire in Tunisia in questi settori, anche perché il mondo di costruzione, il mondo soprattutto l'energia rinnovabile, adesso che se ne parla tanto, l'architettura sostenibile, eccetera, eccetera. Quindi questi sono temi importanti che possiamo anche fare entrare nel programma per investire in Tunisia. E ci sono tante aziende italiane che vogliono investire in Tunisia in questo settore. Grazie. Chi vuole prendere la mano a rispondere, quindi? Vado io? Grazie. Allora, di strumenti, stiamo parlando di strumenti comunque di internazionalizzazione della professione in questo caso? Cioè, allora, può operare sia come società appunto tramite gli strumenti che abbiamo illustrato prima, altrimenti come professionista sì, nel senso che dipende un pochino da quello che si intende fare, tutto lì. Qual è l'idea? Per lavorare in Italia forse ovviamente poi ci saranno i bandi del PNRR e come architetto sicuramente potrà magari partecipare a questi, insomma. Magari come progetto io posso intervenire, non lo so, perché io l'ho vista in giro, perché anche la cooperazione italiana ha finanziato negli anni dei progetti di riqualificazione di città o di medina in giro per la Tunisia. Che sarebbe una riqualificazione urbana e conservazione. Bravissimo, del patrimonio. Fatta, esatto, che poi ci sono finanziamenti, non so in che forma erano, perché io ne ho visti, leggo moltissimo su queste cose qua, soprattutto legate alla Tunisia. Come? Finanziamenti bilaterali che l'Italia definisce con lo Stato tunisino all'interno di un accordo quadro, e poi vengono gestiti in genere dalle istituzioni tunisine, che quindi acquista le competenze, fa le sue gare sulla base della normativa tunisina e quindi mette a gara, ma sul mercato, i servizi o di architettura, i lavori, poi gli studi, eccetera, eccetera. Sulla riqualificazione urbana, ormai devo dire che facciamo molto poco come cooperazione italiana. C'è invece, per quanto riguarda il design, design e valorizzazione del patrimonio artigianale, uno grosso programma dell'Unione Europea che noi cofinanziamo come Italia. Una parte del programma, che in realtà è destinato alla valorizzazione del turismo e al patrimonio in genere culturale e materiale e immateriale, e quindi una parte del programma è destinata invece al design, all'artigianato, ed è gestita dall'UNIDO, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi lì in quell'ambito ci sono vari appel a projet, alla candidatura, insomma varie opportunità. L'unica cosa che mi viene in mente per il momento, almeno come cooperazione italiana, vedendo un po' quello si sta facendo, è il programma, si chiama Creative Tunisia. Per quanto riguarda invece l'energia, allora tutto ciò che è approccio sostenibile, noi, come dicevo prima, ci stiamo lavorando per mettere in piedi un altro strumento di sostegno al settore privato, che sarà pronto, comunque la fase pilota la inizieremo quest'estate.
però anche quello destinato all'agricoltura e alla pesca. Lì avremo quindi un focus su operazioni investimento, agricoltura, pesca, ma iscrivibili a un sistema di produzione sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e socio-territoriale. Quindi lì il discorso dell'utilizzo di energie rinnovabili, efficientamento energetico, eccetera, eccetera, entrerà ovviamente in ballo. Come cooperazione italiana invece abbiamo riservato 53 milioni di euro nell'ambito dell'accordo quadro firmato nel giugno dell'anno scorso tra Italia e Tunisia in bilaterale per un'operazione, una linea, un programma, ancora non sappiamo perché ancora è una componente che ancora non stiamo formulando, è destinata proprio all'energia, all'efficientamento energetico e allo sviluppo di energie rinnovabili. Quindi verrà qualcosa, ma per il momento ancora non abbiamo ancora uno strumento specifico. Ok, quindi Rami, io ringrazio la dottoressa per le sue precisazioni. Io Rami direi che ci terremo in contatto. Vi forniremo quando avremo delle magari delle indicazioni di più da parte dei partner del progetto, vi forniremo sicuramente le risposte. Quindi io terrei moltissimo a ringraziare la dottoressa Tribuiani, è stato un onore e piacere averla con noi. Grazie mille veramente per la sua precisione e tutto. Ovvio, se lei è così gentile, magari queste due cose qua che ha detto adesso al signor Rami se le scrive sulla chat, così ce le abbiamo già come risposta, in prima risposta all'architetto. E ringrazio anche l'architetto perché per sempre presente con noi è uno delle, come gli altri presenti, sono delle eccellenze tunisine in Italia, quindi che dobbiamo assolutamente dare delle risposte a questi giovani, io li chiamo giovani ma sono molto veramente giovani, bravi e preparati. Valerio, io personalmente ti ringrazio tantissimo, sempre imparo tanto da te, tutte le volte che modero un incontro sono il primo ad imparare, quindi questo vi ringrazio di questo. Grazie a voi, passo la parola, grazie a te Valerio, passo la parola a Marcella perché così chiudiamo ringraziando tutti i partecipanti e anche quelli che hanno dovuto lasciare perché per motivi loro di lavoro, quindi ringrazio anche Bruno Cassuola che poi lo ringrazieremo via mail. Marcella, a te. Sì, grazie mille Adele, niente, semplicemente mi unisco ai ringraziamenti ed è stato veramente veramente interessante perché è stato un webinar molto pratico, molto preciso, con delle informazioni veramente concrete e penso che tutti i partecipanti siano stati estremamente contenti, quindi grazie mille a tutti i relatori e ai partecipanti per essere rimasti con noi e vi chiederei gentilmente di riempire il formulario di valutazione. Così ci potete aiutare a migliorare sempre di più questo tipo di webinar e vi auguro una buona serata. Grazie mille anche a Sara per il supporto tecnico e per tutta l'organizzazione del webinar e complimenti a tutto il team. Grazie. Che ringrazio anch'io Sara perché ha fatto un lavoro, veramente un lavoro straordinario per preparare questi webinar, quindi ringrazio anch'io Sara. Ancora grazie mille a tutti. Grazie, arrivederci. Le domande possono partire subito, le presentazioni dei dossier? Assolutamente sì, è aperto, ha detto la dottoressa, è aperto. Sull'agricoltura andate. A chi si presentano? Poi vi manderò, poi vi darò tutte le indicazioni su pagina Facebook, che scriverà adesso la dottoressa sulla chat, sul PRASOC, così troverete tutte le email a cui potete rivolgervi per chiedere a chi inviare poi. Beh, i dossier qua si preparano, si mandano direttamente alle banche, alla cooperazione, perché la cooperazione non interferisce su questo, perché dovete avere a che fare solo con le banche. Su questo, come ha detto Valerio, bisogna avere
un professionista se dovete fare le cose in Tunisia, o potete anche gentilmente, il dottor Salomone metterà anche il suo studio in chat, volete anche contattarlo per una prima consultazione, così ha detto giustamente, si è messo a disposizione, e poi dopodiché vedrete voi e vedrà lui come indicarvi nel modo giusto. Quindi questo è in termini pratici come bisognerebbe fare, ovviamente. Poi vedremo. Grazie ancora a tutti. Grazie. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Grazie. Buongiorno a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Salve. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, Sì Mohammed. Grazie, Sì Monsef.